I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Every time I break, there's just more pain to burn.
to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Thank you.
second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Buon pomeriggio amici appassionati della E-Nazionale, siamo arrivati al giorno numero 3 di questi playoff della E-Nation Series 2023, siamo sempre qui dagli studi di PG Sports a Milano, ormai seconda casa della Nazionale quando si giocano le qualificazioni all'interno della NATO 2022-2023. Al mio fianco i miei compagni di viaggio che sono Marco Brandino. Ciao Sabino. E Matteo Ribera. Ciao Sabino. Dunque siamo arrivati alla famosa partita che ci può portare direttamente al Mondiale. Nel corso della serata di ieri abbiamo anche conosciuto l'accoppiamento finale dei nostri azzurri. Giocheremo in gara di andata e ritorno contro la Turchia, quindi Marco, la Turchia che è arrivata seconda nel girone C e quindi noi, essendo arrivati terzi perché poi la Norvegia ci ha di nuovo sorpassato in classifica, affrontiamo la formazione turca. Sì, sarà la Turchia la squadra che dovremo battere per andare direttamente al Mondiale. Ovviamente sappiamo che questa non sarà eventualmente in caso di sconfitta l'ultima possibilità per qualificarci, però diciamo che insomma partire subito e portarsi a casa la qualificazione è tutto tutti auspichiamo in questo. Matteo, una Turchia sicuramente che ha sorpreso in questi due giorni nel girone C, lo avevi detto in realtà il primo giorno, il girone della morte, lo hai definito questo girone C, tantissime le nazionali importanti, tant'è che i vice campioni del mondo della Polonia sono arrivati quarti per un soffio, poi sicuramente le altre formazioni tra cui la Francia che è arrivata prima molto molto temibili. Pochi calcoli da fare, dobbiamo vincere contro una delle sorprese di questo inizio torneo.
Sì, girone C che secondo me al pari del B erano veramente due gironi fuori di testa, e il girone C lo ha dimostrato perché è stato praticamente fino all'ultima partita un rebus, l'ha spuntata alla fine al primo posto la Francia, Danimarca incredibilmente terza, sorpresa appunto da una prestazione solidissima della Turchia, con la Polonia che ha chiuso quarto, rischiando tra l'altro perché Lussemburgo è andato vicino al passaggio del turno, tra l'altro furono nazione rivelazione anche l'anno scorso corso i ragazzi del Lussemburgo, e la Turchia, come avete detto bene voi, è una squadra che innanzitutto è molto giovane, ma nonostante questo negli ultimi due anni ha dimostrato di avere dei due giocatori che sono molto molto forti, Berchi e KZN91, che mi sembra abbiano trovato anche una bella intesa, perché in questi due giorni hanno rifilato 4 gol all'Olanda, hanno ottenuto tante partite molto convincenti da parte loro, per cui insomma vediamo che cosa succederà. Quello che io mi auspico è che i nostri ragazzi non si facciano condizionare troppo da quelli che sono i risultati negativi che magari sono maturati fino ad oggi, perché comunque devono essere orgogliosi di aver ottenuto un terzo posto. Chiaro, non è magari quello che ci si aspettava, però siamo arrivati qui, siamo arrivati a giocarci le nostre carte e sappiamo che quando c'è una posta in palio da giocarci i nostri alzano sempre il livello. E allora andiamo a vedere il bracket, per ora solo winner all'interno delle formazioni che si sono qualificate. Vedete le sfide che saranno tra Polonia, Israele, Svezia, Portogallo, Ucraina, Francia, Olanda, Finlandia, Romania, Germania, Danimarca, Norvegia, Spagna, Inghilterra e Italia, Turchia. Marco, prima ne parlavamo della diretta, noi affronteremo in caso di vittoria la vincente proprio della sfida tra Spagna e Inghilterra, con una sconfitta affronteremo naturalmente chi perde tra la formazione andalusa e quella d'oltremanica. Sì, esatto, dobbiamo guardare la parte bassa del tabellone per quanto ci riguarda, come detto prima basta una vittoria adesso per aggiudicarsi la qualificazione al mondiale, in caso invece di sconfitta una vittoria non basterebbe più, bisognerebbe vincerne due in quel caso, perché delle 16 squadre che abbiamo visto che si sono qualificate al winner bracket solamente 11 andranno poi a giocarsi il mondiale su un totale di 24, ne parlavamo ieri proprio con Matteo, quindi insomma sono tante le possibilità europee per portare squadre al mondiale, 11 su 24 è praticamente quasi la metà, ci sono tante possibilità, però a noi serve la prima, non cerchiamo di arrivare, di complicarci troppo il nostro cammino, soprattutto ripartire da quanto di buono fatto vedere ieri nell'ultima partita da quell'8-0, e poi abbiamo avuto anche modo di sentire Giovanni Sacripante, che sappiamo segue sempre quelli che sono i nostri ragazzi, gli ha detto chiaramente: ragazzi, badate bene che la qualificazione del mondiale noi dobbiamo farla passare da domani, quindi inizia adesso il nostro vero e proprio percorso, mettiamoci alle spalle quello che abbiamo fatto, entriamo in campo con una cattiveria diversa rispetto a prima, e sapete bene che passa tutto in quei 180 minuti. Sì, Marco, volevo proprio agganciarmi alle tue parole, anche quelle di ieri, no? Riguardo al day 1, day 2 di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, è come se le due giornate di ieri fossero il day 1, ci aspettiamo una sorta di day 2 oggi, perché i nostri ragazzi hanno una sorta di marcia in più quando c'è bisogno, durante l'eliminazione diretta, di dare quel qualcosa in più. Ripartiamo molto probabilmente, Matteo, dall'ultima coppia che ci ha dato soddisfazione nell'8-0, molto pesante, nei confronti della Bulgaria, Obrun e Dani Pitbull, l'antico che deve far risplendere nuovamente i colori azzurri. Sì, poi è una coppia che in realtà ieri è stata messa in ghiaccio, perché è stata scongelata solamente per l'ultima partita, quella con la Bulgaria, che sì, ci serviva per darci comunque 3 punti che ci hanno garantito il terzo posto, però era una partita abbastanza da risultato acquisito sia per noi che per loro, per cui insomma il risultato è stato larghissimo, però potrebbe aver fatto riscoprire un po' quegli automatismi che magari erano venuti un po' meno nelle partite che avevano giocato Dani Pitbull e Obrun, soprattutto nel day one, quando si erano ritrovati contro degli avversari molto chiusi, e quindi sai, le avevano anche un po' dimenticate e accantonate, perché vedevano che le cose non giravano come al solito e quindi anche loro stavano cercando di giocare in maniera differente, per cui ripartiamo da quel risultato non tanto per la sua larghezza, ma per quello che abbiamo visto all'interno del rettangolo di gioco, dove mi è sembrato che insomma la chimica tra il nostro capitano e Obrun fosse in crescendo.
una chimica che stanno cercando di trovare in due giorni. Abbiamo visto molto impegnato coach nello Hollywood a trovare la coppia che potesse dare i giusti automatismi. All'inizio sembrava caccia quasi da outsider a poter affiancare uno tra Obrun e Danny Pitbull. Ci ha provato anche Montaxer, brutto però il risultato di Montaxer insieme a Danny Pitbull naturalmente nel 4-1 con cui ci ha battuto Israele. Alla fine si torna da Obrun e Danny con una parola chiave, lo abbiamo ripetuto in realtà da quando siamo qui negli studi di PG Esports: divertirsi. Quando i ragazzi si divertono con il pad in mano, vediamo un'Italia differente. Sì, esatto, è mancato tantissimo nei primi due giorni il divertimento, soprattutto in fase offensiva, perché sappiamo che sono dei ragazzi che quando vanno ad attaccare vogliono far divertire anche noi, perché cercano di dare spettacolo con fraseggi che sono mancati veramente tanto. Sicuramente mi aspetto di vedere delle giocate differenti da un punto di vista di passaggi che in alcuni casi per me erano troppo forzati, anche per proprio la potenza del passaggio stesso con il Re1. Vediamo se proveranno di meno questa soluzione e invece cercheranno di più quelli che sono i cross che arrivano dalla tre quarti. Sappiamo bene che però in questo caso è una partita di andata e una partita di ritorno, quindi diciamo che i calcoli che bisogna andare a fare sono sui 180 minuti e non solo sui 90. E vediamo infatti la coppia in quadrata, quella formata da Danilo Pinto e Francesco Tagliafierro, con naturalmente Nello Nigro Hollywood alle loro spalle. Una coppia consolidata, una coppia che ha portato tantissimi ottimi risultati all'interno della nostra rappresentativa nazionale. Ricordiamo il podio conquistato l'anno scorso ai mondiali di Copenaghen FIFA 22. Ripartendo, Matteo, rispetto a quello che ha appena detto Brandino, gara d'andata e ritorno, questo è già il primo cambiamento rispetto al formato di ieri, nella quale sì, c'era il girone d'andata e il girone di ritorno, però erano tutte gare secche una dopo l'altra. Sì, il cambio di format è importantissimo, perché rispetto alla gara secca ti dà anche modo e tempo magari di poterti abituare e prendere le misure, no, al tuo avversario, magari facendo un primo tempo, anche proprio una prima gara un po' più conservativa. Però essendo questo il formato competitivo reale col quale i ragazzi giocano tutto quanto l'anno, è un qualcosa al quale sono abituati, con il quale si trovano molto a loro agio. Gestire la partita sui 180 minuti sarà sicuramente qualcosa che cambierà per forza di cose quanto visto sia ieri che l'altro ieri, perché tanti match che sono finiti larghi o sono finiti fin troppo stretti perché la partita magari si era messa fin troppo bene o fin troppo male, e adesso no, è difficile che accada. Ripartiamo anche dai bellissimi gesti per gasarsi al massimo. Tutto pronto, gara d'andata fra Italia e Turchia, Danny Pitbull e Obrun, per portare il passo al mondiale. Sì, esatto, questa è la partita che stavamo aspettando, che vogliamo assolutamente vedere, vogliamo commentare. La Turchia che ci separa dal mondiale in questo istante, sono i nostri avversari, l'abbiamo detto prima, sono due avversari ostici che si stanno ben comportando, hanno chiuso in seconda posizione un girone veramente difficile con tantissime squadre di primissima fascia, e adesso passa tutto da questi 180 minuti, come sappiamo si attende sempre per l'inizio della gara per sistemare le ultime informazioni e le ultimi agganci che arrivano adesso, perché si comincia con il primo pallone gestito dai nostri ragazzi. Vediamo per la prima volta per gli azzurri Sergio Ramos, perché sappiamo che la squadra eliminata praticamente ha dovuto cedere i sei propri giocatori draftati. L'Italia ha scelto per terza, si è portata a casa Sergio Ramos, che quindi va a sostituire Desailly in difesa. Perdiamo però il pallone con la Turchia, adesso che gestisce Musiala, Rashford, Musiala, a cambiare lato per Capdevila, De Ligt, James, Musiala, dentro da Marcus Rashford, saliamo alti per pressare, attenzione qui a Mbappé, Ronaldo col doppio passo fermato da De Ligt, poi Alfonso Davies a perfezionare l'uscita, sto provando a guardare anche quella che è la difesa, dovrebbe essere a 5 anche per quanto riguarda la formazione turca.
molto bravi ad aspettare al limite dell'area. I ragazzi azzurri in un primo momento sembrava poter passare Rashford, poi nuovamente molto bravi Dani Pitbull e Obrun a non far passare Ronaldo il fenomeno. Gullit, Ronaldinho va dentro per Ronaldo, extra pass, Mbappé che non calcia, probabilmente anche la finta da parte di Obrun, questa in zona Goretzka perché recupera altissimo, dentro per Ronaldo, lo va a calciare, ribattuto, poi Ronaldinho si allunga il pallone, la tiene lì ancora il brasiliano, Ronaldinho prova a danzare sul pallone, la recupera in una seconda battuta, poi alla fine arriva la chiusura da parte della Turchia che con Musiala può gestire, però ottimo perché siamo già andati pericolosi dentro l'area. Iniziamo a far paura, la Turchia a farsi vedere sin dai primi minuti è l'obiettivo di Dani e Obrun, soprattutto con la nostra pressione, vedere come quell'aggancio in maniera più fortunata avrebbe portato a una conclusione. L'importante è però far capire alla formazione turca che ci siamo, siamo presenti sia dall'inizio del primo tempo. Gullit, Capdevila, Varane ad aprire, a cambiare sulla fascia destra per Musiala, se ne va sulla destra, ancora Musiala in possesso, una serie di doppio passi, poi va dentro per Rashford, altro doppio passo, la tiene ancora lì Rashford pressato da De Ligt, doppio passo, campo che finisce e allora rimessa dal fondo in nostro favore. E ancora molto bravi i nostri azzurri a non affondare il tackle e non andare con posizioni mancanti all'interno dell'area, tant'è che ha dovuto fare una serie di dribbling per trovare lo spazio e crossare in mezzo Rashford, bravissimo a chiudere Matthijs De Ligt. Alfonso Davies a girarsi bene, poi va dentro da Ronaldinho a cercare Mbappé, controllo orientato ma sul difensore, poi Mbappé qua bravo a servire Ronaldo. Goretzka subito con il lancio lungo, colpo di testa di Hakimi, poi Vieira la riesce a recuperare, allora Gullit, Alfonso Davies dentro da Ronaldinho, si muove Ronaldo, poi di nuovo da Alfonso Davies, prova ad accelerare il canadese sulla fascia sinistra, ancora Alfonso Davies, alla fine guadagna la rimessa laterale, movimento da parte di Ruud Gullit, adesso anche Ronaldo, vediamo cosa andranno a cercare i nostri ragazzi, movimento proprio per il brasiliano, Alfonso Davies ribattuto, allora altra rimessa sempre in zona pericolosa, diventa praticamente un cross, la sponda va dentro per Mbappé, 1-0 da rimessa laterale, troviamo il gol del vantaggio, praticamente un corner, praticamente un calcio d'angolo, sponda che funziona, 1-0. Bravissimi a giocarsi questo schema, l'aveva provata anche la coppia caccia Obrun con il passaggio all'interno direttamente da rimessa laterale, si vedeva che stavano studiando qualcosa, ci mettevano tanto a battere questa rimessa laterale, bravi ragazzi, abbiamo rotto il ghiaccio, siamo fuori, siamo in vantaggio. Capdevila, Mbappé recupera dietro per Sergio Ramos, Vieira, Gullit, Goretzka, sale Hakimi dentro a cercare Kylian Mbappé, Gullit, pallone allargato sulla fascia destra per lo scatto del solito Hakimi che la mette giù, Hakimi accelera, Hakimi nel mezzo, probabilmente lo stop con il pallone che si allunga, non ottimale qua Goretzka, bravissimo a recuperare il pallone, poi allunga la falcata, il cross va dentro per Mbappé, sponda a cercare Hakimi, ancora fuori per Goretzka, va dentro da Gullit, pallone troppo complicato, troppo telefonato, c'era Ronaldo proprio sulla traiettoria di passaggio, però bene in questi primi 32. Bravissimi ragazzi, passaggi non davvero troppo facili all'interno della trama di gioco, mi aspettavo una sorta di passaggio all'indietro per ricominciare la trama offensiva, ha voluto un driven pass orizzontale e però dobbiamo difendere bene, vediamo la diagonale di Davies, ce la fa, molto molto bravo, anche De Ligt era in vantaggio sul diretto avversario, abbiamo però padronanza del gioco e si vede anche in questo frangente perché c'è lo scatto in profondità da parte di Alfonso Davies che si coordina per calciare, pallone che rimane lì, attenzione perché il canadese probabilmente non se ne accorge, stava per combinare grossa Donnarumma e sappiamo bene che Gigio Donnarumma ci regalò proprio un'emozione con la maglia della Germania in quella partita lì, il portiere venne spostato e sul primo palo venne anche punito. Mamma mia, battiti a mille Marco. Attenzione qua Rashford con il cross dentro, Sergio Ramos ritorna anche dal nostro portiere, poi Goretzka non riesce a trovare compagni, allora Alfonso Davies pressato da due uomini esce bene, Gullit, Sergio Ramos, Goretzka, Sergio Ramos, minuto 41, allora probabilmente possesso per l'ultima occasione, Gullit, Goretzka, Mbappé, Goretzka, ancora da Ronaldo, Mbappé,
scambiare sempre con Ronaldo, si fa vedere Kylian Mbappé, Hakimi sulla destra, si va dentro invece da Ronaldo, adesso Gullit, ancora a cercare Ronaldo, pallone troppo complicato, allora attenzione adesso la ripartenza con Rashford sulla fascia destra, cambio di lato per Capdevila, sta inserendo Gullit, subito fermato. Altro cambio gioco per Musiala, vediamo se c'è recupero, no, allora ultima occasione, campo che finisce. Finisce anche il primo tempo, siamo in vantaggio per una rete a zero e Matteo, stiamo giocando bene. Sì, stiamo giocando molto bene, anzi probabilmente avremmo meritato anche qualcosina in più, specie su questa occasione qui di Davis che aveva trovato Donnarumma attento in un primo momento, poi la stava combinando il portiere che stavolta difende i pali della Turchia, però bene, perché vedo l'atteggiamento giusto, vedo anche una serie di soluzioni che erano mancate nel corso dei primi due giorni con passaggi ravvicinati con la X che danno modo e tempo di poter controllare bene il pallone ai nostri giocatori, per cui va benissimo così, dobbiamo continuare però e cercare di farne degli altri. Allora si riparte con la ripresa dopo l'1-0 maturato nei primi 45 minuti in nostro favore. Varane, Capdevila, gira per Musiala, va in profondità a cercare lo scatto da parte di Marcus Rashford, prova ad accelerare il numero 9, arriva però Alfonso Davies che lo chiude, sarà calcio d'angolo il primo per la Turchia, c'è Ruud Gullit sul punto di battuta, il pallone arretrato per Rashford, ancora verso Gullit, il cross dentro, alla fine arriva Alfonso Davies con il corpo, riesce a deviare in corner ancora una volta. Tanto adesso Goretzka, la palla va fuori per Rashford, può pensare anche al tiro, va invece in verticale, dentro da Varane, poi Gullit prova ad accelerare, calcio, arriva però l'opposizione, da parte del nostro portiere, terzo corner in successione, vediamo se cercheranno sempre la solita giocata arretrata verso Rashford, stavolta si va vicino per Ronaldo, il cross è sul secondo palo, Mbappé ben appostato riesce ad allontanare, allora Ronaldo, Gullit, Vieira, gira da Sergio Ramos. Nel frattempo Marco, primo tiro in porta della Turchia, arrivato dopo 5 minuti della ripresa, si vede come volevano sorprendere il portiere della nazionale italiana, attento comunque su Ruud Gullit, difficile però da quella posizione poter segnare. Attenzione qui a Ronaldo che può allargare sulla destra per Hakimi, tende troppo per crossare, uno stop che fa perdere il tempo, poi alla fine qua Gullit riesce ad avanzare, Ronaldo circondato da maglie azzurre, riesce però a girarsi bene, poi ancora Ronaldo, vediamo se riesce a liberarsi del pallone, decide di andare da solo, continua, proprio avanzata sulla fascia sinistra, alla fine arriva Mbappé, Goretzka a girare per compagno che però era ben marcato da Ronaldinho sulla linea di passaggio. Tanto sacrificio per Hakimi su quella fascia destra, stiamo tenendo soprattutto Davis a sinistra, importante però dobbiamo difendere al meglio, non abbiamo iniziato benissimo questo primo quarto d'ora di ripresa, si vede che la Turchia ha alzato il livello della pressione. Attenzione al cross, Sergio Ramos bravissimo ad intervenire, adesso attenzione perché c'è spazio per correre sulla destra con Mbappé che non se la sente di accelerare, sarà rimessa laterale in favore della Turchia. Intanto siamo passati anche al 5-4-1, perché probabilmente vedendo anche il risultato rimanere più coperti, forse anche per questo stiamo soffrendo di più. Sì, stiamo soffrendo tanto, si vede anche dalle parole di Danny Pitbull nei confronti di Obrun, parla di tagli, parla di passaggi magari in retroguardia, vedete come si confrontano, ancora è un bene che comunque i ragazzi dicano la propria opinione, Obrun che è cresciuto proprio al fianco di Danny Pitbull con la maglia della nazionale, consapevole nel 2v2 di aver raggiunto grandi risultati anche con un altro compagno di squadra, è bella questa continua discussione fra i due, perché sanno che stanno soffrendo in questo primo quarto d'ora, una pausa che serve anche un attimino a ristabilire quello che è il ritmo partita e non lasciarlo soprattutto alla formazione turca. Adesso riparte con la rimessa Gullit, Zidane, Varane, gira per Musiala, James, d'esterno a cambiare lato, telefonato perché Hakimi ha letto benissimo la situazione, allora si può ripartire con Mbappé a cercare Ronaldo, esce alto però De Ligt qua bravissimo ad intervenire il difensore della Turchia, adesso Kylian Mbappé in possesso,
per Ronaldo, palla arretrata da Gullit, subito in profondità con Hakimi, ancora una volta ben posizionato. Goretzka, Mbappé, sale Hakimi su quel lato. Goretzka, Gullit, di nuovo da Goretzka, adesso si può andare in verticale. Ronaldinho, poi Mbappé, ancora fuori da Goretzka. Gullit per Ronaldinho, di prima, Kylian Mbappé a cercare lo scambio, 1-2 con l'avversario che riesce, poi calcia. Pallone che viene ribattuto, abbiamo cercato anche di coinvolgere i nostri avversari in fase offensiva. Siamo riusciti a metà perché il tiro si è arrivato, però ribattuto. Qui più fortunati che bravi all'interno di questo triangolo che stava formando tra Ronaldinho e Mbappé. Importante però essere arrivati vicini alla conclusione in porta, perché stavamo soffrendo in questo secondo tempo. Vediamo come Davis sia meno partecipe del gioco lì a sinistra, e anche Hakimi sta soffrendo tanto. Attenzione qui a Zidane che va in profondità per Ronaldo che calcia la posizione regolare. Gol della parità. Nasce tutto perché non riusciamo a vincere il colpo di testa con Alfonso Davis. Abbiamo cercato anche il player lock, molto complicato, sappiamo bene come il passaggio, infatti la vogliono subito andare a rivedere, probabilmente proprio quel colpo di testa su Alfonso Davis, perché possiamo notare il player lock per cercare il passaggio troppo complicato, e poi Alfonso Davis alto si apre praticamente una prateria, e poi bravi, non salgono bene con il fuorigioco. Ha provato Brun il tutto per tutto, 1-1. Sì, è bello anche aver rivisto l'azione grazie ai nostri player, come vedete. Studiano tutte le azioni, studiano tutto quello che possono fare. Sicuramente aver subito questa rete può far male dal punto di vista del morale. Stavamo soffrendo tanto sulle fasce perché abbiamo visto un Alfonso Davis nei primi 45 minuti assoluto MVP della partita. In una seconda frazione Hakimi è salito in cattedra, ma soprattutto dal punto di vvista difensivo viene cambiato ora da Frimpong, cambio Matteo, che in questo caso ci deve dare però l'ultima spinta se vogliamo riprendere le fila del discorso e non tornare alla gara di ritorno solamente sull'uno pari. Sì, sì, Frimpong l'abbiamo visto, un giocatore tanto che dà qualità ma anche peso specifico in fase di difesa. Abbiamo preso gol proprio da quel giocatore lì d'esterno, lo ricorderete in questi due giorni. Però peccato, perché avevamo sofferto nei primi 15 minuti, poi ci stiamo facendo rivedere. Questo gol è una doccia un po' fredda, perché arriva la prima vera e propria occasione da parte della Turchia nel secondo tempo. Ancora 18 minuti di questo match di andata, lo ricordiamo, ci sarà ancora tutto un intero match da dover disputare per provare a guadagnarsi subito la qualificazione al mondiale. Gullit, Ronaldinho, va ad andare dentro per Ruud Gullit. Pallone che però non arriva al giocatore olandese. Adesso attenzione qui alla ripartenza da parte della Turchia con Cristiano Ronaldo che prova a servire in profondità. Ronaldo è il fenomeno, alla fine arriva De Ligt che perfeziona l'uscita. Adesso dall'altra parte con Ronaldo, prova ad andare dentro, pallone troppo complicato perché Varane ha letto bene quella situazione con l'inserimento da parte di Kylian Mbappé. Attenzione qui al pressing da parte nostra, perché sappiamo bene che molto spesso porta ottimi frutti. Cristiano Ronaldo cambia lato da Capdevila. Prova ad accelerare qui il terzino spagnolo, ancora Capdevila ad andarsene su quel lato, poi Kylian Mbappé, sterzata, va dentro per Ronaldo, con Vieira che sale alto e sbaglia completamente l'intervento. Calcio di rigore a 10 minuti dalla fine. Parte Ronaldo, tiro centrale, è in vantaggio la Turchia. Siamo stati molto bravi con Vieira in questi due giorni, con tanti interventi puliti. Qua Ronaldo fa sparire letteralmente il pallone, poi dal dischetto non sbaglia. E tutto nasce però dalla sovrapposizione di Capdevila, che mette molto in difficoltà sulla corsia di destra i nostri laterali. Lì Vieira nell'uno contro uno, o va sul pallone o va sull'uomo, purtroppo la scelta è stata sbagliata. Poi la realizzazione molto fredda da parte della Turchia che passa in vantaggio. Musiala, Gullit dentro per Ronaldo, la gira da Ronaldinho che cerca il reverse, poi il pallone, attenzione perché rimane lì, rimpallo, soprattutto rimessa dal fondo. Siamo andati vicini a cercare la conclusione con il sinistro da parte di Ronaldinho. De Ligt, adesso minuto numero 84, probabilmente la Turchia a gestire il possesso di palla per non andare in parità all'inizio della prossima sfida, ma più che altro per cercare di scrivere un più due. Gullit, Musiala, Zidane, Vieira, gira da Mbappé di testa per Capdevila, fatto malissimo su quel lato poc'anzi.
ancora Capdevila, Mbappé fuori da Gullit per Zidane, che calcio, per nostra fortuna il pallone finisce fuori. Intervento a metà della nostra difesa tra il fallo e lasciar tirare Zidane, che ci ha letteralmente graziato. Ora dobbiamo giocarci tutte le energie a disposizione in quest'ultimo minuto. Ronaldinho per lo scatto da parte di Alfonso Davies, che pensa al cross, lo effettua adesso verso Gullit, pallone che poi rimane pericoloso al limite dell'area di rigore, la tiene lì Musiala, ancora un minuto virtuale da giocare, Vieira non ci pensa troppo, va al rinvio lunghissimo, poi la sponda di Ronaldo per Zidane, vediamo se l'arbitro lascia giocare, no, peccato, potevamo costruire un'ultima occasione, ma quello che abbiamo visto, la Turchia praticamente ha trovato tre conclusioni, una su rigore, ha trovato due reti, noi solamente un gol, peccato perché siamo sempre lì, Matteo, quando entriamo nella ripresa abbiamo sempre quel momento dove abbassiamo leggermente i ritmi. Sì, un peccato soprattutto il secondo gol subito, quello sul rigore, perché è arrivato sì per un intervento sbagliato di Vieira, però Vieira è stato messo fuori tempo dal controllo sbagliato di R9, perché qualora l'avesse controllata in maniera normale erano usciti ancora una volta con i tempi giusti a chiudere. Però sì, nel secondo tempo non abbiamo fatto vedere in fase offensiva quanto di buono eravamo riusciti a fare nei primi 45 minuti. Secondo me stiamo mancando un po' su quelle che sono le giocate sulle fasce che ci permettono di poter entrare poi con la classica scaletta che i nostri ragazzi sono bravissimi a fare, e stiamo mancando anche un po' con quelle classiche giocate che ho chiamato anche ieri con la Bulgaria, no? Quando invece le abbiamo fatte, quei cross con quelle sponde che servono per mandare un po' fuori giri le difese avversarie. Sì, una partita che, come spesso ci è accaduto di vedere, ha avuto due volti. Molto molto bene nel primo tempo, qualora fossimo stati in vantaggio per due reti nessuno avrebbe potuto dire nulla ai nostri ragazzi. Alla fine abbiamo chiuso solamente con l'1-0. È tornata la Turchia, che in 8 minuti ha ribaltato il risultato due volte con Ronaldo. Diciamo che la Turchia è salita di livello quando ha segnato l'1-1 poi alla fine, perché di grandi occasioni Marco non le aveva avute fino a 20 minuti dal termine del match. Sì, esatto, è sempre lì, no? Stiamo sempre lì a raccontare di un secondo tempo dove magari nei primi 45 possiamo trovare 2-3 reti, perché comunque giochiamo bene. Però poi entrando in campo nella ripresa sono sempre qui 10 minuti, no? In questo caso sono 8, ok che c'è un calcio di rigore, però poi dopo il gol, come stavi dicendo benissimo tu, abbiamo costruito poco per mettere in difficoltà i nostri avversari, perché non abbiamo praticamente più tirato. Siamo stati anche bravi in alcune circostanze, soprattutto sui calci d'angolo, i tre consecutivi, a difenderci sempre bene, anche con intervento da parte del nostro portiere. Ci portiamo a casa questo il risultato, sappiamo che ci saranno altri 90 minuti dove obbligatoriamente dobbiamo ribaltarlo, ovviamente sappiamo che basta anche un gol per portarle supplementari. Ed è questo quello che deve essere l'obiettivo dei nostri azzurri. Matteo, mi sento di dire che per poter ribaltare questa partita tutto passa dalla prima mezz'ora del primo tempo. Qualora i ragazzi riuscissero immediatamente a portarsi sull'1-0, da lì ricomincerebbe esattamente la partita che abbiamo visto nei primi 45 della gara d'andata, mettendo in forte pressione la Turchia. Sì, assolutamente, però io spero che non si facciano prendere troppo dal senso d'urgenza, no? Passatemi il termine, perché comunque di tempo ce n'è. La partita dura 90 minuti e anche se facciamo due gol negli ultimi 10 va bene uguale se non ne prendiamo. Non vorrei che trovandoci sotto gli venga da forzare troppo le giocate, perché la Turchia ci ha dimostrato di essere una squadra comunque compatta e che sa difendersi anche bassa quando attaccata, quindi dobbiamo semplicemente cercare le nostre geometrie e dare secondo me qualche punto di riferimento in meno, perché li abbiamo attaccati in maniera un po' troppo schematica, favorendo anche le varie letture che sono stati bravi a fare. Letture scolastiche, secondo Matteo Ribera, per quanto riguarda i nostri attacchi. E a proposito di scolastici, siamo arrivati alla fine dell'anno, serve la gara che poi ti fa promuovere in pagella, ti fa arrivare al mondiale.
Sì, adesso abbiamo necessità di 90 minuti perfetti, cioè c'è veramente pochissimo da dire. Dobbiamo ribaltare il risultato. Abbiamo visto i ragazzi che comunque stavano chiacchierando parecchio, anche in maniera un po' animata da parte di Danilo, proprio per rimarcare anche quello che è il nostro capitano. Ma non lo vediamo inquadrato, ma vediamo delle braccia che entrano all'interno dello schermo, ma c'è anche il caccia che sta dando veramente tantissime indicazioni. Come abbiamo detto, sono un po' i due ragazzi che parlano di più all'interno delle partite, anche da un punto di vista di come coach, se lo possiamo intendere anche così. E poi ovviamente abbiamo anche il vero e proprio coach che è Hollywood, che prova a spronare e prova a caricare quelli che sono i ragazzi, perché la partita sta iniziando, si riparte dal 2-1, dobbiamo recuperare una rete. E allora allacciamo le cinture, 90 minuti che ci separano dall'accesso al mondiale. Ripartiamo dal 2-1 in favore della Turchia, quindi dobbiamo ribaltare il risultato. Tenuta bianca con pantaloncini azzurri per la nostra nazionale, formata sempre dalla coppia Dani Pitbull-Obrun. Orchestra però la Turchia con i tre difensori centrali: James, Varane e De Ligt. Ruud Gullit va dal centrale olandese con calma la sventagliata verso Musiala, larghissimo a destra. Ancora Rhys James si gira sulla pressione di Ronaldinho e Ronaldo il fenomeno. E Musiala lascia partire un pallone difficile per Kadevila, quasi proprio ad aspettare la pressione da parte di Obrun e Dani. Tanto possesso palla con Goretzka a dare una mano. Gullit, sono passati 8 minuti, non è successo ancora nulla. Cosa fare, innervosire i nostri ragazzi? Sì, ma infatti penso che sia proprio quello, tenere il possesso palla, però dobbiamo essere bravi noi a recuperare, come stiamo provando in questo caso due volte, non riusciamo a recuperare. Però in 10 minuti praticamente la Turchia non è mai andata oltre la metà campo, adesso invece riesce ad andarci, lo fa e noi recuperiamo, quindi va bene così. Prima azione offensiva degli azzurri, Gullit ha recuperato palla, si va da Goretzka, nuovamente dal tulipano olandese, buono il break da parte di Gullit. Davis prova il cross di prima intenzione, quel cross dalla tre quarti che chiamava tanto Ribera nel corso dell'analisi prepartita in precedenza. Gullit, Vieira, De Ligt, torna dal centrale francese, Ronaldinho di tocco, Goretzka ancora per Gullit, doppio passo, entra in area, c'è Varane in anticipo che però con il tocco sotto stava mettendo in difficoltà i suoi. Ancora una volta un rimpallo a favore della Turchia, Ronaldinho ci mette il fisico, si alza i decibel in favore della nostra nazionale. Vieira, Sergio Ramos, attenzione a non perdere palla lì, Ronaldo gli dà una mano, si gira ma sbaglia. Arriva Goretzka in maglia turca, Gullit tracciante immediato per Luis Nazario de Lima, arriva Kadevila, molto bravo Hakim in anticipo. Sì, qua bravissimi a difendere, perché c'era veramente tantissimo spazio su quella fascia, si era creata una situazione di due contro uno. Per nostra fortuna è rientrato il difensore, però adesso attacchiamo. Hakimi per Mbappé, cross subito per Gullit, anticipato all'ultimo istante da Rafa Varane. R9, c'è Goretzka che gli fa perdere un tempo di gioco. Sergio Ramos, ancora Kylian Mbappé, Ruud Gullit, Mbappé doppio passo, voleva il pallone per Digno, pallone che non riesce a filtrare. Allora riparte la Turchia, ci siamo però, la pressione efficace, i primi 20 andati ancora 0-0. Sì, siamo partiti benissimo, peccato prima con Mbappé, perché si poteva pensare anche al tiro direttamente da quella posizione d'esterno, sappiamo quanto quest'anno siano veramente forti questi tiri così. Attenzione a Musiala, dopo la sponda di testa, prende il fondo, a rimorchio per Rashford, bravissimo Gullit che è salito in cattedra per i nostri. Break da parte del tulipano, Ronaldo. Ronaldinho deve tergiversare però, poi prova subito lo scatto Alfonso Davis. C'è l'anticipo ancora una volta di Varane, il migliore del terzetto difensivo della Turchia. Sì, esatto, una giocata qui forzata anche perché non si poteva fare altro, perdeva il pallone praticamente sul pressing da parte degli avversari, ha cercato questo pallone in profondità. Adesso attenzione qua perché la linea del fuorigioco è salita veramente alta. Musiala a rimorchio, c'è Rashford, ancora una volta Gullit, però sfortunatissimi i nostri ragazzi, alla fine ci pensa Vieira a togliere le castagne dal fuoco. Sergio Ramos, Mbappé deve far respirare la manovra perché siamo tutti dietro, allora si riparte da De Ligt. Goretzka, Mbappé prova a partire, lui palla al piede, 1-2
troppo macchinoso da parte dei nostri. Allora riparte Mbappé però con la maglia turca. Tiene palla il francese. Va da Ronaldo. Esterno a cercare Musiala. Fa fuori Alfonso Davies. Si prende il fondo Musiala. Cross, arriva Sergio Ramos. Bravissimo in anticipo. Poteva essere un'azione decisamente più pericolosa. Sì, era molto pericolosa. Qua la posizione è irregolare. Peccato, con un istante di ritardo arriva questo pallone. Però è una partita molto movimentata rispetto ai primi 10 minuti, dove abbiamo visto praticamente la Turchia solamente tenere il pallone. Probabilmente si è resa conto che fare un possesso palla infinito per 90 minuti non è cosa. Ronaldo, questa volta Vieira non commette fallo e allora trancia letteralmente le gambe del brasiliano senza però trovare il fallo. E lancia ora, trova Mbappé in posizione regolare. Defilato Mbappé, può calciare sul primo palo. Kylian Mbappé rimette tutto in parità. 1-0 azzurro, 1-0 di Mbappé. Siamo vivi. Ci siamo, perché adesso la partita recita 2-2 nel combutto totale qua. Bravissimo, ci aveva provato prima con Gullit a servire Mbappé in profondità. Era andato in offside, ci ha riprovato 2 minuti dopo. Ha funzionato benissimo quella tipologia di lancio. Poi si è reso anche conto del movimento del portiere. Ha punito sul primo palo. E ora tenere su questo finale di tempo e magari punire nuovamente in transizione la tipica giocata di Dani Pitbull, a cercare sul secondo palo. Questa volta è riuscito Mbappé a infilare la difesa turca. Ora però alziamo le antenne in difesa. Cade Vila per Ruud Gullit. 3 uomini su di lui, infatti non passa. Hakimi prova l'accelerazione, pallone in qualche modo arriva Mbappé, gli dà una mano anche Ruud Gullit a rimorchio. Eccolo Kylian. Goretzka. Vorrebbe il pallone Alfonso Davies, si va ancora da Goretzka. De Ligt. Tenere il pallone fino al 45. Sergio Ramos. Vieira, ora per il centrale spagnolo, poi si passa da Hakimi. Vieira, non cambia gioco la nostra formazione, vuole continuamente attaccare a destra. Mbappé per Ruud Gullit. C'è il fischio da parte dell'arbitro, terminano i primi 45 minuti. Matteo, avevi detto meglio segnare anche 2 gol sul finale, però comunque essere 1-0 dopo il primo tempo non è male. Sì, benissimo questo primo tempo, interpretato alla perfezione dai nostri ragazzi, che hanno messo in campo una pressione veramente spietata. Li hanno chiusi nella loro metà campo e non per il loro possesso fatto nei primi 10 minuti. Bene anche questi lanci fatti in transizione per cercare di prendere controtempo la difesa che sale della Turchia in fase offensiva. Però dobbiamo stare attenti, perché loro ci attaccano tanto sulle fasce, quelle azioni lì dove arrivi al limite. Poi diventa quasi un 50-50 quando vai a mettere quei driven pass al centro per la punta. Dobbiamo magari cercarli anche noi, perché sono tanto difficili da difendere e in questo momento stanno mancando queste azioni. 45 minuti, tutto in parità, 2-2 nel computo, la gara d'andata e gara di ritorno fra Italia e Turchia, fra l'Italia e l'accesso al mondiale. De Ligt. Vieira. Sale la pressione della formazione turca. Gullit allora apre tutto per Hakimi. Deve salire di livello anche il laterale marocchino. Gli dà una mano Ruud Gullit. Molto bravo come sempre in questi inserimenti da mezzala. Goretzka non se la sente di andare con il driven pass a cercare gli avanti. Si ripassa dai piedi di Hakimi. Gullit perde un pallone che può diventare pericoloso. Prova a riprenderselo, ma Ronaldo il fenomeno circunnaviga il tulipano. Cade Vila. C'è l'inserimento di Mbappé, non viene cercato. Ora sì, arriva Hakimi in anticipo. Mbappé. Sergio Ramos, gli tocco addirittura per Gullit. Ronaldo voleva lo scatto, la parte di Hakimi che invece sterza. Partito Mbappé, cade Vila, molto bravo ad arpionare una sfera importante per la formazione turca. Goretzka. Ronaldo, c'è proprio il nostro di Goretzka alle sue spalle. Allora deve andare da Musiala. Bravissimo R9, recuperiamo noi. Gullit per Goretzka. Eccolo ancora Ronaldo in posizione quasi da trequartista, con Ronaldo uomo più avanzato. Apre tutto per Davies. Licenza di attaccare a sinistra. Triplicato Davies, non sa da dove passare. Allora riprende la linea di fondo. Ronaldinho deve inventare qualcosa. Pallone telefonato per Gigio Donnarumma.
però siamo resi pericolosi perché sono mancate tantissimo veramente le conclusioni da fuori. Sappiamo che ci sono tanti tiratori dal limite dell'area, peccato perché non è uscito bene il timed, probabilmente neanche cercato, però alla fine le occasioni le stiamo costruendo, c'è ancora mezz'ora da giocare, tutto in parità. Continua a far fatica su queste sponde Davis, che infatti lascia passare e Sergio Ramos insieme anche alla Dea Bendata ci grazia. Eccolo Ramos, gullet per Mbappé, c'è lo scatto della tulipana olandese, vediamo se viene cercato, uno contro uno di gullet, anticipo di Matthijs de Ligt. Sì, qua è quell'inserimento che siamo abituati praticamente a vedere sempre da parte di Rodu Gullit, il pallone però troppo corto qua, attenzione. Attenzione, Ronaldo esce, l'estremo difensore azzurro, ma da dove è uscito? Mamma mia. Va benissimo così, dato praticamente a rubare il pallone dai piedi del giocatore avversario, era un'occasione veramente tanto pericolosa. Davis di prima intenzione, Ronaldinho prova addirittura lo scatto, eccolo il gaucho che però si trascina il pallone fuori, allora sarà rimessa laterale minuto numero 66. E se quei battiti erano davvero tantissimi nel corso della gara d'andata, adesso vanno oltre anche le nostre camicie, Matteo. Eh sì, perché iniziano a salire anche i miei, perché lo sapete che non me la vivo benissimo. Comunque, a parte tutto, fenomenale qui Marcelo Groe in uscita, perché è veramente stato agilissimo sui piedi dell'attaccante turco, mentre noi ci stiamo facendo vedere, probabilmente su quel tiro a giro di Ronaldinho c'era forse anche Mbappé che si era staccato bene dai blocchi, che poteva poi puntare la porta, però questo è un secondo tempo che al momento è figlio di tutta la tensione messa in campo da quella che è la posta per la quale stanno giocando sia i nostri ragazzi che i player della Turchia, perché la qualificazione al mondiale al primo turno sarebbe fondamentale. E fino ad ora diciamo che c'è anche uno sparacchio, quello dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore. Siamo alla metà sostanzialmente della seconda frazione, Marco, una pausa arrivata anche nel corso della gara d'andata, adesso non per fare l'uccello del malaugurio, pausa che era arrivata anche nella gara d'andata e poi la Turchia era salita di livello. Non ci ricordiamo assolutamente di quanto è successo in quella partita, ma anzi speriamo che succeda proprio l'opposto. Zidane scambiato con CR7, è entrato per i turchi. Zidane, scavetto sul secondo palo, non riesce alla diagonale ottimale alla parte di Hakimi, cade Vila. Lo sfida, ma vince solo la touche. Mbappé. R9, scarica per Gullit, pallone dentro, Ronaldo ancora una volta, Vieira imperioso a non commettere fallo, ma soprattutto a sradicare il pallone. Digno per R9, triplicato, c'è lo scatto di Davis che non viene cercato però da Gullit. Cerca centrale di metà campo, Ronaldinho, doppio passo per mettersi in ritmo. Davis, 1-2, Ronaldinho, pallone che non passa però per l'ottimo anticipo dell'altro Vieira. Eccolo, il portoghese di Madeira, si gira per Zidane. Allarga tutto, cade Vila che ci ha fatto male nella gara d'andata, non affonda. Gullit per Mbappé che non passa, Sergio Ramos al limite, ci grazia anche l'arbitro in questo caso, ma si è alzata la pressione dei turchi. Ma si è buttato lì il giocatore, ha cercato di ingannare l'arbitro. Attenzione perché Goretzka va nell'uno contro uno, non c'è fuori gioco. Goretzka, una finta e poi è uscito Donnarumma che ci tradisce e para tutto, addirittura rimessa da fondo. Che peccato, che occasione che siamo andati a sprecare lì, la suola ci poteva stare perché comunque lo stop non era il massimo, l'abbiamo visto da parte di Goretzka, non è Gullit, lo sappiamo che le sue caratteristiche, abbiamo visto anche la sua carta, comunque una carta devastante, però lì un Gullit avrebbe fatto secondo me tutt'altro, si poteva cercare probabilmente anche un tocco sotto, un pallonetto, non siamo stati poi neanche fortunati nel rimpallo. Mbappé, attacca la Turchia. Rodri Gullit gli dà una mano, R9 per Mbappé, un paio di finte e non va il tiro, Mbappé, extra pass, Ronaldo! Mamma mia, occasione colossale da una parte e dall'altra, ma siamo ancora 2-2 nel computo finale. 81 sul cronometro. Vieira, dentro troppo spazio per Ronaldo, lo aspettano lì i nostri ragazzi. Ronaldo vince il primo dribbling, non il secondo, rimane lì il pallone. Lasciamolo andare, ragazzi. Mamma mia. Gullit. Mbappé. Bravissimo, il tulipano olandese in maglia azzurra.
Davis per De Ligt. Goretzka. Sbagliato il passaggio di Gullit, ma lo recupera Mbappé. Entriamo negli ultimi 5 e mezzo più recupero. Goretzka ancora una volta, questo passaggio che non riesce. Ronaldo dentro Zidane ancora una volta. Il pallone viene spedito in calcio d'angolo. Che movimento del portiere però, Sabi. Vieira. Per Gullit, stiamo soffrendo. Gullit non riesce a calciare per l'ottimo intervento di Goretzka. Zidane si gira dalla parte giusta, pallone che arriva ancora Vieira in anticipo. Dai ragazzi, distendiamoci. Ronaldinho. Davis ancora per Digno, circondato però da maglie turche. Allora si torna all'indietro. De Ligt per Vieira. Ancora il centrale olandese. Pallone a metà strada, ci arriva Mbappé, solo numero un attimo. Solo recupero De Ligt per Rafa Varane. Musiala. Attenzione a Ronaldo col doppio passo. Addirittura proviamo con la scivolata. L'arbitro non va a dare la punizione. Volevamo fermare il tempo. Fischietto in bocca. Lo sapevano. Le camicie sono nuove. Dobbiamo sudarle per bene. Tempi supplementari. Ho rischiato veramente tanto in questi ultimi 5 minuti, ma non tanto per meriti della Turchia, ma perché abbiamo regalato un sacco di palle in uscita. Anche qui avevamo tante volte il cambio di gioco. La Turchia lo fa praticamente quasi ad ogni azione sistematico per cercare di muovere un po' la nostra linea difensiva a 5 e trovare dei varchi, mentre noi spesso ci incaponiamo con delle linee di passaggio centrali che però vengono chiuse perché tanti giocatori che vengono schierati lì nel mezzo sono molto alti e quindi con le loro lunghe leve riescono ad intercettare. Peccato, perché al netto poi abbiamo avuto un'occasione colossale capitata sui piedi di Goretzka, che però era l'uomo sbagliato al momento giusto, perché non è uno di quelli che le controlla benissimo queste palle alte, nonostante la stazza. Poi Franco e Dani anche un po' vittime di quello che è il sistema di finalizzazione, perché i pallonetti non sono proprio l'arma migliore di solito, però forse in questo caso avremmo anche potuto rischiare quel tipo di giocata lì sul portiere in uscita. Però siamo arrivati comunque ai supplementari, quindi abbiamo questi 30 minuti da giocare e probabilmente adesso bisogna anche un attimino rifiatare, perché veramente li abbiamo vissuti tutti quanti in apnea questi ultimi 10. Marco, una partita nella partita in questi ultimi 30 minuti, però un leitmotiv molto simile alla gara d'andata, cioè noi molto bene nei primi 45, nei secondi 45 si è alzata la Turchia, meno male che rimaniamo sul 2-2. Sì, per fortuna riusciamo a giocarci questi tempi supplementari, perché veramente nel finale abbiamo rischiato tantissimo e c'è da fare una statua a Dani Pitbull sul movimento del portiere, qualcosa di clamoroso. Kadevila attacca la Turchia. Come vedete siamo oltre il 90esimo, siamo ai tempi supplementari. Zidane, esce molto forte Gullit sul francese. Tra le linee si fa vedere Cristiano Ronaldo, c'è l'anticipo di Patrick Vieira. Hakimi, che non è stato cambiato nella ripresa, come accaduto spesso. Ronaldinho, pallone un po' corto. Allora è arrivato l'anticipo di De Ligt. Ora arriva ancora una volta Vieira. Però sulla seconda palla torna nuovamente Mbappé. Attenzione Ronaldo, uno contro uno, bravissimo. De Ligt anche ammonito, riesce a trovare il pallone e allora possiamo ricominciare da dietro. Che rischio lì però, era un 2 contro 1, non ha cercato il passaggio il giocatore turco, per nostra fortuna ha battezzato uno dei nostri il doppio passo e quindi l'avanzata solitaria. Siamo ancora in partita. Ronaldinho a rimorchio, gran finta, Mbappé, c'è Goretzka, ora il pallone dentro Ronaldo, ma non riesce a sfondare ancora una volta la nostra nazionale. Kadevila, dietro per Gullit, eccola la sventagliata per Musiala. Questo passaggio rischioso da parte dei nostri avversari, che però continuano a tenere il possesso. De Ligt, tallonato da Mbappé. Vieira non se la sente di aprire ed è un brutto cliente Ruud Gullit in pressione, che infatti recupera. De Ligt, non dobbiamo perdere palla, Gullit lo sa, allora va a largo da De Ligt. Davis, gran sterzata, abbiamo creato poco anche questo tempo supplementare. Ronaldo
per Mbappé, non si riesce a girare bene. Gullit sparacchia il pallone in avanti. Abito Agile da fischietto in bocca. De Ligt, infatti, se lo trascina. Primo quarto d'ora virtuale andato, Matteo. Poco da una parte, poco dall'altra. C'è tanta tensione nell'aria. Sì, purtroppo è normale, no? Arrivati a giocarci questi tempi supplementari, veramente immagino la tensione che i ragazzi stanno sentendo, e poi la si trasmette anche in quelle che sono le giocate, perché siamo sempre molto conservativi, attenti, si cerca di gestire ogni possesso come se fosse l'ultimo, però forse servirebbe anche un po' quel pizzico di audacia, no? Di spregiudicatezza per trovare con decisione la rete che ci manderebbe in estasi. Vediamo se in quest'ultimo quarto d'ora, nel secondo tempo supplementare, si tingerà d'azzurro questo playoff, cercando di trovare il pass per il mondiale. Attacchiamo noi da sinistra verso destra. Gullit per CR7, ancora Ruud Gullit per Goretzka. Sergio Ramos orchestra dalle parti di Viera. De Ligt, Gullit, attenzione a quel pallone orizzontale per Goretzka. Ottimo qui invece il filtrante per Ronaldinho, che si innamora del pallone e lo perde per un attimo. De Ligt, non cambiano gioco verso Alfonso Davies. Sergio Ramos, ancora Vieira, tra le linee Goretzka, extra pass per Ronaldinho, ma ci aspettano là i turchi. Ronaldinho triplicato, sbaglia la scelta, vediamo se Hakimi recupera, molto bravo il terzino del PSG, però poi ritorna anche Kylian Mbappé. Zidane, Rafa Varane, si fanno attaccare anche i turchi. Mbappé molto arretrato alla sua posizione, va da Atal. Mbappé sventagliata ad aprire armoniosamente il gioco per Musiala. Tra le linee, attenzione a Ronaldo, soprattutto al taglio di Zidane dentro l'area. Ronaldo tallonato benissimo da Ruud Gullit. Goretzka, attenzione al passaggio per Ronaldinho, c'è posizione di offside, forse un secondo di troppo, mezzo secondo di troppo. Sì, è anche però frutto della posizione del corpo da parte di Ronaldo, che era a spalle alla porta, quindi si è dovuto completamente girare per poi provare a servire lungo il compagno. Prova a distendersi la Turchia a destra, con Musiala. Passaggio ottimale per Zidane con una finta, calcia! Ci salviamo ancora! CR7. Varane, Mbappé molto arretrato, torna dal portoghese. Ancora una volta Zidane che ci ha fatto male in quella zona di campo. Musiala. Ora col doppio passo, poi trova Zidane. Gullit. Tre quarti offensive dalla Turchia. Si vuole giocare l'ultimo possesso molto abile dell'intero match. De Ligt in anticipo. Alfonso Davies, ce la giochiamo. Ragazzi, ai calci di rigore. A 11 metri dal mondiale. Il primo tiro è a segno per la Turchia. CR7 contro Donnarumma. Va lui al tiro, rete da parte del portoghese. Mbappé. Prova il tiro, parato! Parato! Dal dischetto anche noi segniamo! Anche noi segniamo, siamo avanti di uno. R9 segna la Turchia e rimette il punteggio in parità. Mbappé contro Gigio Donnarumma, compagni di squadra al PSG. Prova Mbappé a segno! Per noi 3 su 3, siamo ancora più uno. Importante questo rigore. Zidane centrale. Ci riprende la Turchia, ma c'è Digno. Parte Digno a segno centrale. E attenzione perché si decide tutto all'ultimo. Si sposta. E gol! È parata! È parata! È parata! L'estremo difensore azzurro che tanto ci faceva penare nel prepartita ci manda al mondiale. 11 metri che ci portano il pass verso il mondiale. Bravo Dani, bravo Obrun, grandi, grandissimi azzurri, e noi ci siamo ancora, ragazzi.
Siamo andati a prendere il mondiale così dal dischetto con l'uomo che praticamente anche per scaramanzia non abbiamo praticamente mai citato. Gini Matteo si è provato ad avventurare con il suo nome, ovvero il buon Marcelo Groé, che adesso... E diciamolo insieme! Marcelo Groé! Ci ha regalato praticamente con due super interventi, spostato anche in anticipo. Noi non abbiamo sbagliato nessun rigore, abbiamo parato per due volte giustamente. Esulta anche il coach Hollywood. Quanta sofferenza però, ragazzi, io stavo controllando i miei battiti praticamente, invito a farlo anche a voi, perché secondo me è qualcosa di incredibile quanto è appena successo. Abbiamo praticamente sofferto, patito in questi tre giorni, ma alla fine ci bastava una partita, l'abbiamo spuntata dopo i calci di rigore e ragazzi, siamo ai mondiali. Oh. Era una partita dei 100 metri questa, è diventata una maratona, ma come Baldini ad Atene. Siamo entrati nello stadio e negli ultimi metri lui, Matteo, lui, il nostro totem. Io lo porto anche ai mondiali, Marcelo Groer. Tralasciando il fatto che dovrebbero innanzitutto iniziare a pensare che dall'altra parte c'è anche chi ha un'età, ovvero noi, perché io sto male. Che io... bello che parlate per voi, io ne ho 32. Guarda, non ho l'orologio per misurarmi i battiti, ma io non me le vivo bene. Comunque sì, penso che un posto in panchina quantomeno come talismano ormai Marcelo Groé ce lo porteremo dietro, ma poi ridendo e scherzando... È stato tremendamente decisivo in questa partita, non solo dal dischetto dove, sai, è stato comunque mosso dai nostri ragazzi, ma durante la partita ha fatto degli interventi veramente miracolosi. Mi viene in mente soprattutto quello su Cristiano Ronaldo, dove complice anche il fatto che la palla forse gli è rimasta sotto, non è partita proprio l'animazione di tiro migliore di questo mondo, però intanto il più criticato ci ha regalato questa vittoria che è di un'importanza capitale, così come dall'altra parte vedo che sono arrivati anche dei risultati, se vogliamo, a sorpresa per quelli che sono stati questi due giorni di gara, perché una Svezia molto convincente si è dovuta arrendere ad un Portogallo per 4-2 nel complessivo, che invece aveva fatto tanta fatica, invece tutto facile per i cugini francesi che hanno avuto la meglio per 3-0 degli ucraini, mentre abbiamo solamente le gare d'andata. Se possiamo ritornare al volo sul bracket delle altre partite prima di sapere il risultato finale, perché è stato 1-1 tra Olanda e Finlandia, 0-0 tra Polonia ed Israele, 2-1 tra Germania e Romania, 1-0 tra Danimarca e Norvegia e 1-0 addirittura a sorpresa della Spagna, che lo ricordiamo arrivava a questo tabellone da quarta contro un'Inghilterra che aveva chiuso imbattuta il girone sia di andata che di ritorno con 6 vittorie e 2 pareggi, per cui vediamo, saranno stati sicuramente dei 90 minuti tutti quanti da vivere nella maggior parte delle gare. Attenzione perché forse abbiamo il parziale, la Romania sconfigge la Germania per 5-3, quindi condanna al loser bracket la Germania, e questo è un risultato che ci sorprende, sì, ma fino a un certo punto, perché meglio non esserci questa, assolutamente sì, perché questa era una partita tra due nazionali fortissime, perché ricordiamo che la Romania tra le sue fila annovera comunque dei giocatori del calibro di RVP Legend, che è un ragazzo giovanissimo ma che si è tolto tante soddisfazioni nel mondo competitivo, che ha avuto la meglio addirittura della Germania, del campione del mondo in carica Umut, che in questi giorni giocava con Dulle Mike. Però quello che conta è che siamo al mondiale e adesso ci possiamo vivere con calma questo, sì. Guarda, io ero da così, adesso ripasso, guardi, gli occhiali non li voglio neanche più, li poggio qui e vado così. Tu adesso, non avevi una cartella? Io avevo una cartella, andata. Diciamo che è andata insieme a Marcelo Groé. È andata, mamma mia, ragazzi. Che partita, ma che bello. Noi dovete sapere che prima di entrare in questo studio abbiamo una bella calcolatrice sulla porta. E quella calcolatrice sopra c'è scritto Marco Brandino. Esatto. No? Finalmente possiamo buttare via la calcolatrice. Quanti calcoli per arrivare a questo mondiale? Marco, che sospiro di sollievo. Sì, un sospiro di sollievo enorme, gigante, perché probabilmente voi non l'avete visto, ma noi seguendo la partita Matteo era praticamente super concentrato, non la voleva neanche guardare i calci di rigore, e Matteo probabilmente non li ha neanche visti, li ha solamente ascoltati. Allora, ho visto i primi due, poi ho detto va bene, mi faccio cullare dal racconto. Tra l'altro una cosa simpatica, perché questa cosa che hai detto gigante mi ha ricordato che qualche giorno fa ho visto un film che tra l'altro consiglio anche agli amici da casa se non l'hanno visto, Lo stagista inaspettato, non so se l'avete quello visto, quello con Robert De Niro? Bellissimo,
E c'è un momento in cui la figlia di uno dei personaggi dice al papà: papà, sei un papà gigante. E il papà lo racconta poi alla moglie. E quindi io mi aspetto stasera che per l'impresa fatta la figlia di Danny Pitbull lo ricompensi dicendogli: papà, sei un papà gigante. Perché veramente quelle spallacce, ci siamo conquistati questa qualificazione. Posso dire una cosa, è un po' autoreferenziale, ma Obro nei rigori con me in telecronaca ha portato piuttosto bene l'anno scorso con la Serie A Team. Quindi meno male, fino ad ora per lui con me in cronaca ai calci di rigore siamo 2-2. Ci hanno appena detto dalla regia che abbiamo bisogno di rifiatare tutti quanti, andiamo ad abbracciare i nostri ragazzi giù, che stanno ancora festeggiando l'accesso al mondiale. Noi ci rivediamo tra poco, perché come ha detto anche Marco Brandino, il torneo non finisce qui. Ora dobbiamo conquistare più punti possibili, perché al mondiale ci siamo, ma vediamo il nostro rank. In the corner of the room, not ready to resume, cause like I'm taking. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight.
sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life. Com'è bello tornare in questi studi dopo le emozioni che abbiamo vissuto. Ancora buonasera a tutti gli amici appassionati della I Nazionale. Torniamo dopo la breve pausa dandovi la notizia che siamo ufficialmente... Abemus Papam. Abemus Mondialum, come direbbero i latini. Io sono Sabino Palermo, al mio fianco ci sono sempre Marco Brandino. Ciao Sabino. E Matteo Ribeiro. Ciao Sabino. È sempre bene ricordare soprattutto anche chi ci ha fatto vivere queste emozioni, quindi Dani Pitbull, Obrun, Montaxer, Ercaccia, il nostro coach nello Negro Hollywood. E quindi la nostra nazionale sarà protagonista dei mondiali di FIFA 23, ma come dicevamo in precedenza, il nostro torneo non è finito. Esatto, il nostro torneo non è finito perché il winner bracket ovviamente continua. Ci sarà una squadra che dovrà andare a vincere. Se abbiamo tutti gli accoppiamenti, noi andremo ad affrontare la Spagna. Invece le altre sfide saranno Israele, Portogallo, Francia, Olanda e Germania, Danimarca. Prima abbiamo dato un'informazione sbagliata perché il risultato era invertito. In realtà era la Germania che ha trionfato per 4-1 nei confronti della Romania e non viceversa. Guardando un po' però quello che è la parte bassa del tabellone dove eravamo coinvolti noi in prima persona, praticamente adesso una tra Inghilterra e Turchia andrà direttamente a casa e tra l'altro non potrebbe neanche bastare una singola vittoria perché sappiamo poi nel loser bracket bisogna andarne a vincerne un'altra. E poi invece una cosa che stavo sentendo anche prima da parte dei ragazzi, specialmente da Dani Pitbull, una tra Polonia e Svezia uscirà e sono due squadre che si sono giocate la semifinale l'anno scorso, una delle due è appunto la vice campione del mondo. Sì, una notizia che fa specie. Rispetto a quello che dicevamo in precedenza, Matteo, questi risultati, queste emozioni e anche tutto quello che si sta delineando all'interno del bracket ci fa capire quanto è stato importante vincere contro la Turchia. Sì ragazzi, lo avevamo detto, ma adesso che abbiamo acquisito il risultato probabilmente lo comprendiamo ancora di più quanto fosse importante acquisire la vittoria subito, archiviare la pratica e strappare questo pass per i mondiali già al primo match, perché poi la loser bracket è un dedalo. Perché sappiamo benissimo quanto la nostra divisione, quella europea, alla fine sia quella più competitiva, quella all'interno della quale veramente contro chiunque vai a giocare rischi di ritrovarti un'incognita e delle possibili sorprese. Non a caso, infatti, lo abbiamo detto anche in fase di presentazione, sono 11 addirittura le nazionali che escono a fronte di 24 totali, quindi quasi la metà dalla nostra regione, e questa partita è stata veramente troppo importante. Lo abbiamo visto anche ora che siamo scesi giù dai ragazzi, erano molto più sereni, molto più rilassati. Adesso con la mente libera sono sicuro che riusciranno anche ad affrontare meglio queste partite e magari togliersi anche lo sfizio di arrivare fino in fondo. E come diceva Ercaccia, adesso viene il bello, perché giustamente giochi, come diceva bene Matteo, a mente libera, giochi per una ottima posizione poi all'interno del ranking e giochi anche per un prize pool importante. Certo, esatto, adesso la qualificazione te la sei portata a casa, ovviamente quello che vuoi fare è continuare a giocare bene perché poi sappiamo che anche da queste partite qua sai che queste squadre che andrai ad affrontare da adesso in avanti in caso di non sconfitta saranno tutte squadre che poi ti ritroverai durante il mondiale, quindi è già importante anche capire quello che è lo stile di gioco che vanno ad utilizzare i tuoi avversari, già iniziare con un minimo di studio nei confronti di chi poi ti ritroverai più avanti. Già sentivo Dani Pitbull nei confronti della Spagna dire guarda che giocano molto bene sui calci d'angolo, hanno diverse soluzioni, quindi vediamo quello che succederà proprio durante i corner. E saranno anche queste situazioni importanti da studiare per quanto riguarda i nostri ragazzi, che a proposito di curiosità, invece noi abbiamo segnato direttamente da rimessa laterale, e sempre Ercaccia, che era molto spigliato, no? Rispetto anche agli altri come suo solito, ha detto non ce ne veniva una in allenamento, in amichevole,
debole è venuta con la Turchia. Però vedi l'importanza dell'allenamento, no? Di provare quelle giocate che poi vai effettivamente a replicare anche durante la partita. Tra l'altro le rimesse laterali sono particolari, perché sono delle giocate dove spesso e volentieri quelli che le battono sono quelli che riescono a mantenere anche il possesso, perché lì quello è uno scontro aereo tra Goretzka e Gullit, che alla fine è un po' un mismatch per l'olandese, perché è vero che Goretzka è molto alto, però è un po' più mingherlino rispetto a Ruud Gullit, per cui probabilmente sfruttando anche un po' quella situazione di gioco siamo stati molto bravi a vincere quello scontro aereo e mettere Mbappé nelle condizioni di andare a segnare, per cui veramente bravi ragazzi a prepararsi questi calci da fermo, perché calci da angolo, punizioni, quando le partite sono molto bloccate diventano dei fattori. Abbiamo visto quanto abbiamo sofferto negli ultimi minuti con quei calci d'angolo che la Turchia ha battuto in successione, se non erro, per 3 volte, e 3 volte li hanno battuti in maniera differente: una volta l'hanno messa al centro, una volta l'hanno battuta corta, una volta l'hanno messa a rimorchio per un altro che arrivava. Quindi è importante variare tutte le varie situazioni, ed è un qualcosa che a questi livelli è imprescindibile. Era difficile parlare di divertimento in una gara così importante con la Turchia. Forse adesso può diventare importante provare anche diversi stili di gioco e provarli con nazionali che, man mano che si prosegue, il livello si alza ancora di più, anche se prima Marco ha ricordato nel loser bracket non ci sono nazionali di secondo piano, perché a livello europeo siamo decisamente forti in tutto il panorama di FIFA. Ma quello assolutamente, basta anche un po' pensare a quanto è successo proprio negli anni del competitive, un po' da dove arrivavano tutti quelli che sono i vari campioni che si sono susseguiti, poi non sono tutti europei ovviamente, però diciamo che la maggior parte anche di giocatori che arrivavano fino in fondo provenivano dall'area europea, e poi c'era anche un forte tanto Sud America tra Brasile e Argentina, soprattutto con Nicolas, che con Matteo noi ci ricordiamo benissimo, soprattutto il coach di Nicolas. Però vabbè, per tornare a quello che vedremo da qui in avanti, adesso sappiamo che si va a giocare contro la Spagna. In caso di sconfitta, il nostro percorso all'interno dei playoff si concluderà qua, quindi con i quarti di finale, perché poi alla fine questi sono dei veri e propri quarti di finale per quanto riguarda il winner bracket. Noi speriamo ovviamente di continuare ad andare sempre più avanti, e poi sì, anche cercare soluzioni differenti, perché mi aspetto anche per, ovviamente dall'altra parte, dalle squadre avversarie, un qualcosa di differente, magari delle partite un po' più aperte, dove sì, stai andando a giocare quello che è la posizione e quelli che sono anche i punti validi per scalare in classifica nel ranking mondiale. Però diciamo che un po' da parte di tutte le nazioni ci sarà un clima molto più disteso. Sì, assolutamente sì, anche perché sappiamo quanto vale l'accesso a un mondiale di anno in anno, Matteo, perché noi sapevamo il valore dei nostri ragazzi, lo abbiamo anche dimostrato sul campo con i risultati, ma facciamo un passo indietro in generale nel competitivo. FIFA cambia di anno in anno, cambiano le meccaniche di gioco, e rimanere a questi livelli anno dopo anno per questi ragazzi non è assolutamente facile. Assolutamente no, infatti questo è uno dei punti fondamentali per far sì che da un giocatore competitivo, comunque un pro player, diventi un top player. La cosa difficile è proprio quella di riconfermarsi di anno in anno, e noi credo che siamo tra le nazioni più continue, perché abbiamo tanti giocatori che sono dei volti noti del competitivo ormai da anni. Penso soprattutto a Ercaccia, che da FIFA 19 che compete ad altissimi livelli, penso ad Obrun che lo fa da FIFA 20, penso a Dani Pitbull che lo fa da FIFA 21, lo stesso Montaxer anche lui da FIFA 20, e non è per niente facile. Per cui bene così, questo testimonia anche quello che è la crescita che il movimento italiano sta facendo, e soprattutto grazie anche a quella che è l'infrastruttura che è la nazionale con la FIGC, cioè ci sta mettendo negli ultimi anni, che sta dando la possibilità ai nostri ragazzi di portare avanti la bandiera italiana. E allora siamo partiti per questo Italia contro Spagna, quarto di finale dei playoff, con l'Italia che ha già strappato il biglietto per il mondiale. Non cambia quella che è la nostra coppia, formata da Dani Pitbull e Obrun. Ci prova subito Dani Pitbull con Kylian Mbappé ad inserirsi dentro l'area di rigore, non riesce però a calciare. Allora la Spagna per la prima azione offensiva, Mbappé
Gullit, Bellingham, ancora per Kylian Mbappé. C'è l'inserimento da parte di Musiala. Il cross è sul secondo palo, la sponda arretrata per Gullit che cerca il gol bello. Non riesce, però grande giocata da parte di Ruud Gullit. Denuzzo move da parte della Spagna. Non è riuscita la giocata del tulipano olandese. Comunque abbiamo appena visto come mai la Spagna ha battuto l'Inghilterra. Tanta fantasia, soprattutto in attacco. Ronaldo, attacchiamo noi. Goretzka dentro per Digno. Il reverse ha fatto tutto bene, si era fermato, era riuscito anche a saltare l'avversario. Peccato però ci fosse un altro difensore a ribattere. Due volte sia la Spagna sia l'Italia sono arrivate a centimetri dalla conclusione pulita davanti al portiere. Primi 10 minuti subito godibili, Marco, con entrambe le formazioni che a mente sgombra si divertiranno. Mbappé intanto sulla destra per lo scatto da parte di Musiala. Prova a puntare Alfonso Davis, arretrato per Mbappé, poi Bellingham, gira da Ruud Gullit, limite dell'area. Gullit riesce a recuperare, allora si può ripartire con Ronaldo. Attenzione allo scatto sulla fascia destra da parte di Mbappé. Ronaldo continua a tenere il possesso e va con il lancio invece per l'inserimento da parte di Davis a cercare Mbappé sul primo palo. Arriva all'esterno sinistro che poi pesca dentro Kylian Mbappé e gol del vantaggio dell'1-0. Ma tanto bravi con Ronaldo ad aspettare l'inserimento sulle fasce. E ancora una volta il player lock a cercare il primo palo verso Mbappé che con la staffilata mancina apre la partita in tre passaggi. Siamo andati dall'altra parte, tipico stile italiano, tutto in difesa, ripartenza fulminante degli azzurri. Bellingham, Gullit, De Ligt, Bellingham, Lucio, Bellingham, si inizia da Lucio, Gullit, Rashford allarga per Alfonso Davis, lato corto all'area di rigore, con il canadese, doppio passo, la tiene sempre il 14, poi va fuori da Ruud Gullit, se n'è andato qui l'olandese, il tuel, poi pallone arretrato per Ronaldo, ma arriva il solito Patrick Vieira. E attenzione perché noi veramente con Patrick Vieira è un giocatore imprescindibile per noi. Ora il lancio lungo è stato contratto. Vieira, davvero il maestro della difesa, ha ricacciato tantissimi avanti da parte delle nazionali, però la Spagna gioca molto molto bene davanti. Prova adesso con Mbappé che se ne va sulla destra, va a sbattere però sul muro chiamato De Ligt. Poi anche il rimpallo ci favorisce, quindi rimessa laterale in nostro favore. Proprio De Ligt, Gullit, Vieira, di nuovo da Gullit. Ronaldinho, va verticale per Ronaldo, sta inserendo Alfonso Davis, sta arrivando anche Mbappé, si va invece dentro con Ronaldinho, che un po' si teletrasporta dentro il diretto avversario, non riesce a superarlo. E appoggio semplice per il portiere. E se la Spagna si diverte in attacco, però in difesa fatica a contenere le iniziative dei nostri azzurri che arrivano spesso sulla tre quarti. Manca ancora l'ultimo passaggio che è riuscito però quando le maglie delle Furie Rosse erano davvero larghe. Ancora una volta Ronaldo fa male in questa posizione quasi da trequartista, aspettare gli scatti di Mbappé e Ronaldinho. Un po' da falso 9 in questo istante Ronaldo il fenomeno, che si era liberato bene della diretta avversario. Peccato però poi non si è riuscito a trovare il passaggio giusto. Bellingham, Gullit, De Ligt, Meunier, Gullit, Bellingham per Kylian Mbappé. Sulla fascia destra adesso la Spagna. Ancora Mbappé, attenzione all'inserimento, non viene servito. Allora ci va Musiala che prova addirittura a calciare. Una ciabattata e pallone fuori. Una trivela che non ha trovato però buoni risultati per quanto riguarda la Spagna. Ci difendiamo meglio però rispetto ai primi 20 minuti perché in questo caso ha dovuto forzare la soluzione da fuori la formazione andalusa. E in questo caso per quanto riguarda l'Italia vediamo ancora l'inserimento di Gullit importante. Si va invece da Kylian Mbappé che poi prova a pescare Ronaldinho. Viene però fermata la nostra azione offensiva. Rashford, Gullit sale benissimo qui, Goretzka a recuperare, poi Mbappé per Ronaldinho, adesso da Ronaldo che prova a chiudere il triangolo, serie di rimpalli, alla fine si salva qui la Spagna che riesce ad uscire. Alfonso Davis a cambiare lato per Musiala,
prova ad andarsene qui il numero 6, alla fine si ferma ed inizia da Kylian Mbappé, doppio passo Gullit, Bellingham, Musiala va con il cross, colpisce Alfonso Davies, però ancora la Spagna che alimenta l'azione offensiva perché c'è Musiala in possesso di palla, fermato da De Ligt in calcio d'angolo. Allora seguiamo questi corner, come abbiamo detto sono veramente molto bravi sui calci d'angolo. Vediamo quale sarà la soluzione scelta da parte degli spagnoli. Si muove Gullit dentro l'area, si va proprio a cercare il colpo di testa dell'olandese. Alla fine arriva il nostro olandese, Rodo Gullit, che allontana. Poi Alfonso Davies, dopo un batti e ribatti, è rimessa laterale in favore degli spagnoli, che vanno subito dietro da Musiala. Lucio. Meunier. Lucio. Bellingham. Per Rodo Gullit. De Ligt. 44 sul cronometro, ricordiamo che come nella partita contro la Turchia anche in questo caso sarà match di andata e di ritorno. Musiala va dentro per lo scatto da parte di Kylian Mbappé, poi ancora Musiala a scambiare, Gullit ha letto benissimo la situazione e alla fine Ronaldinho decide di sparare fuori. Finisce qua il primo tempo, Matteo, siamo in vantaggio per 1-0, una partita molto divertente e molto equilibrata. Sì, un primo tempo in stile Italia, perché fino ad ora abbiamo sempre condotto in maniera abbastanza magistrale i primi 45 minuti di gioco. Poi, come ti dicevo, vedo i ragazzi che sono molto più liberi mentalmente e lo si è capito già dai primi minuti con quel reverse elastico di Ronaldinho che si è fermato, ha puntato la difesa occhi negli occhi, no? Con quella freschezza e quella libertà mentale che ti permette di poter fare anche questo tipo di giocate lì davanti. E poi abbiamo difeso bene, la Spagna però si dimostra comunque un avversario molto solido perché ha retto a quelle che erano le nostre sfuriate. E poi occhio alla loro fantasia lì davanti, perché si sono presentati subito con quella giocata quasi acrobatica con Gullit che cercava il tiro al volo, e sono cose che non si vedono, però sono quelle cose che appunto proprio perché magari non vedi spesso che possono metterti in difficoltà e sorprenderti. Quindi ricordiamo che il format è sempre quello del BO2, quindi questo è solo la gara di andata di un doppio confronto che andremo a giocare contro gli spagnoli, e vediamo quello che succederà. Sì, vedremo quanto succederà in questa ripresa del match di andata. Sono proprio quelle le caratteristiche che abbiamo visto e che ci aspettiamo anche di vedere da parte dei nostri ragazzi. Vedremo in questa ripresa se cambierà quello che è lo stile di gioco. Arrivano anche le indicazioni da parte del coach Nello Negro H. Hollywood, che va giustamente a suggerire quello che ci sarà da fare in questi secondi 45 minuti di sfida contro la Spagna. Siamo ripartiti dopo l'1-0 maturato nei primi 45 minuti in favore dell'Italia. Gullit, Bellingham, Mbappé, fa mettersi in moto in solitaria, qua esagera, poi Ronaldinho gli strappa via il pallone, allora poi Alfonso Davies che sbaglia però un appoggio semplice perché Bellingham ha letto la situazione. Gullit qua riesce a recuperare dopo il rimpallo, poi prova a mettersi in moto da solo, ancora una volta sono passati praticamente 4 minuti, abbiamo già visto 3 azioni solitarie. Mbappé, Musiala, pensato da Alfonso Davies, è rimessa laterale a favore degli spagnoli. Mbappé pensa per un attimo al tiro, poi si appoggia da Bellingham. De Ligt ha letto benissimo la situazione, allora ripartenza con Ronaldo, attenzione perché c'è lo scatto da parte di Ronaldinho, una posizione regolare, accelera il brasiliano, Ronaldinho fino in fondo, Ronaldinho va dentro, non se la sente di calciare, ci stava il passaggio anche perché era tanto largo per provare la conclusione. Si era portato benissimo il pallone sull'esterno, ha aspettato sempre lo scatto del proprio compagno di reparto, ottima però la diagonale difensiva degli spagnoli. E attenzione a Mbappé perché siamo già dentro l'altra area di rigore, Bellingham va fuori da Rodo Gullit, il tubo a roll per poi andare dentro da Marcus Rashford, arriva la chiusura però da parte di Sergio Ramos che poi alza il pallone per cercare Mbappé. Goretzka, fortunati per Gullit, Goretzka, Vieira, Sergio Ramos, Vieira, De Ligt, Alfonso Davies, Ronaldinho, di vicino Gullit, si va invece da Ronaldo, inserimento da parte di Goretzka, visto e servito, poi va dentro ancora per Mbappé, pallone che si impenna,
riesce a trovare qui lo scatto da parte del talento di Bondi, arriva alla chiusura da parte della difesa spagnola. Ancora una volta andiamo a centimetri da andare a concludere nell'uno contro uno contro il portiere. Stiamo giocando bene in verticale, un primo quarto d'ora che non ricorda le prime partite che abbiamo commentato fra giovedì, venerdì e quest'oggi. Molto bene anche i nostri nella ripresa. Ancora 30 minuti da giocare. Gullit, Vieira, Sergio Ramos, brutto passaggio qua telefonato, pallone recuperato con troppa facilità dagli spagnoli. Gullit, Rashford, limite dell'area, l'alza per Ronaldo, vediamo se prova a puntare la porta, serie di giocate, poi si va fuori da Gullit che cerca la verticale, non era male come idea. Molto bravo qui De Ligt che prende il tempo alla pressione spagnola e si vede che stiamo giocando con più calma. Aspettiamo anche un secondo in più, quella frazione che ci dà il tempo per trovare gli inserimenti perfetti. Goretzka, Gullit, c'è larghissimo Alfonso Davies, è servito adesso. La tiene anche in campo il nostro esterno. E qui hanno ascoltato Matteo, sottotitoli. E cambiate gioco, ragazzi, bravi. Diamo respiro alla manovra perché c'è tempo e siamo avanti. Gullit qua sbaglia l'appoggio di prima intenzione, poteva anche controllare, adesso attenzione perché c'è spazio sulla fascia sinistra con Marcus Rashford che prova ad accentrarsi, ancora Rashford, ruletta, poi Rashford va dentro da Ronaldo che calcia il pallone che rimane lì, Mbappé si ferma, elastico Mbappé, grande gol da parte della Spagna, ci puniscono in contropiede e gol della parità, 1-1. Qui è bastato un errore in mezzo al campo, è ripresa la Spagna velocissima, ci ha graziato con la prima conclusione, non con la seconda, con Kylian Mbappé. Matteo, in questo caso ci siamo aperti in maniera troppo facile. Sì, abbiamo perso una palla che come al solito ci poi espone, no, a questi attacchi per vie centrali, però è stato molto bravo qui il player spagnolo a recuperare il possesso del pallone dopo il rimpallo, ma poi fermarsi, puntare occhi negli occhi la difesa e con l'elastico portarsela sull'esterno. Poi lo abbiamo detto tante volte che quel tipo di giocata lì fa male ed è un qualcosa che andrebbe sfruttato il più possibile. Però la partita è lunghissima, lo ricordiamo, si gioca su 180 minuti, i ragazzi mi sembrano molto, molto in palla, no? Anche consapevoli della qualificazione già ottenuta. Esatto, sappiamo che noi al mondiale ci andremo, cosa che anche la Spagna la ritroveremo poi proprio durante l'ultima fase dove scopriremo chi sarà la squadra campione del mondo. Ricordiamo il percorso dell'anno scorso da parte dei nostri ragazzi, si è fermato in semifinale contro chi poi quel mondiale lo vinse, ovvero il Brasile, che non partiva con tanti favori del pronostico, ma sorprese veramente tutti, in tutti i sensi, perché riuscì appunto a portarsi a casa il trofeo. Proseguiamo qui la gara perché c'è il cross da parte di Musiala sulla fascia destra, alla fine arriva la chiusura da parte degli azzurri, adesso si può ripartire con Ronaldo, scatto di Mbappé, Ronaldo continua a tenere il possesso di palla, su un'azione simile è nato il gol proprio del nostro vantaggio. Ronaldo, pallone alzato per lo scatto da parte di Alfonso Davies, alla fine arriva Musiala che di testa alleggerisce per De Gea. Bella la faccia di Obrun in questo caso rispetto alla giocata offensiva dei nostri ragazzi, forse uno scavetto un po' troppo pretenzioso per Alfonso Davies, che poi i duelli fisici non li ha quasi mai vinti né in difesa né in attacco, però comunque ci facciamo vedere in avanti, ne mancano 10 di minuti, pressing da parte dei nostri anche per cercare di chiudere al meglio questa gara d'andata. Gullit, Alfonso Davies prova ad accelerare il canadese, ancora in possesso adesso da Gullit. Si ritorna da Alfonso Davies che va con il cross dentro per Bellingham che di testa non inquadra la porta con il nostro portiere che era addirittura dentro proprio la porta che dovrebbe difendere. Confident, sapeva che sarebbe finita fuori, puoi criticare Marcelo Groe? Assolutamente no. Rudi Gullit, Cristiano Ronaldo. Va per Ronaldo il fenomeno, si inserisce ancora Cristiano, Ronaldo va dentro invece da Mbappé che se la sposta benissimo e vola De Gea che fa un super intervento. Quanto c'è mancata però questa giocata qua. Mamma mia che tiro col timed verde, siamo riusciti a tirare di fronte a De Gea, quanta carica questa conclusione. Gli ultimi 5 ce li andiamo a godere in apnea perché siamo andati vicini allo scalpo della Spagna in questa gara d'andata. Sergio Ramos, Vieira, De Ligt, Vieira,
si ferma e si aspetta. De Ligt. Gullit. Ovviamente si attende il 90esimo per poi cercare l'ultima azione. Si prova adesso con Alfonso Davies, la posizione regolare, questo era il cross a cercare Goretzka che si era inserito, ma ce l'abbiamo ancora noi con Gullit che va dentro da Cristiano Ronaldo, prova a puntare l'uomo, poi si va da Goretzka che cerca anche Ronaldo il fenomeno, si salva qui la Spagna, finisce anche la partita, finisce in parità questo match di andata 1-1. Però Matteo, abbiamo giocato veramente bene in questi 90 minuti e peccato anche per quell'occasione del finale. Sì, abbiamo giocato bene, poi vedi queste partite come sono magari anche un po' più aperte, no? Rispetto a quella che abbiamo giocato prima con la Turchia, che è stata una sofferenza dal primo fino all'ultimo istante, per cui secondo me alla fine ce l'andremo proprio a giocare, sai, su quel dettaglio, su quella giocata che, come abbiamo visto qui con questo doppio passo che hai detto benissimo, era mancato tantissimo, no? Per liberare poi una conclusione dal limite, finalmente penso che nei 3 giorni di gara le possiamo contare sulle dita di una mano quelle che abbiamo fatto, per cui bene così, tutto da rifare ancora una volta, quindi nella partita di ritorno ci giochiamo tutto, però ricordiamo che adesso ci andiamo a giocare punti ranking e il prize pool, che ovviamente male non fanno, però il biglietto per il mondiale lo abbiamo portato a casa. In questo momento, dopo la prima partita, possiamo dire che in 3 gare ci sono alcuni numeri che continuano a ricorrere. La prima l'ha ricordato Matteo, ovvero che chiudiamo sempre in vantaggio la prima frazione. Lo abbiamo fatto nella prima partita contro la Turchia, poi persa 2-1, nella successiva e anche in questo 1-1 tra Spagna e Italia. E chi ha segnato sempre? Kylian Mbappé. L'MVP vero di questo giorno per i colori azzurri, l'abbiamo cercato, l'abbiamo trovato e ci stava portando anche la rete del 2-1 prima. Sì, Kylian Mbappé, lo sappiamo, gli attaccanti sono quei due, Ronaldo il fenomeno e Mbappé, però per quanto riguarda quello che è il gioco per agilità e quant'altro, Mbappé c'è ovunque, ma se poi pensiamo anche ai 3 giocatori che vanno a scegliere proprio all'inizio, sappiamo che sono Mbappé, Ronaldo e Gullit, sono loro 3, quindi questo ci fa anche capire che sono 3 giocatori imprescindibili per qualsiasi squadra, anche se per quello che abbiamo visto in queste 3 giornate, ma un po' da tutte le squadre, Ronaldo il fenomeno non è che poi avesse fatto così tanto la differenza all'interno delle partite. Però giustamente vai a dire, mi privo di Ronaldo il fenomeno, direi proprio di no. Anche perché Ronaldo il fenomeno in realtà ha fatto la differenza nella gara d'andata contro la Turchia, ricordiamo la doppietta di cui un gol su calcio di rigore per R9. L'Italia, Matteo, rispetto alle gare contro la Turchia e anche alle gare di giovedì e venerdì, è riuscita quasi a crescere nella ripresa, a soffrire il giusto, perché comunque abbiamo subito la rete dell'1-1 da parte degli spagnoli, ma abbiamo avuto finalmente noi l'occasione nella ripresa per chiudere i conti. Sì, infatti lo diceva anche Dani giù ora che siamo andati a fare 2 chiacchiere con i ragazzi, quello che gli sta mancando al momento è il gol che ammazza un po' la partita, no? Il raddoppio che anche psicologicamente dà una bella mazzata agli avversari, perché sappiamo nel 2v2 che comunque è difficile segnarne anche uno solo di gol. E ricollegandomi a quello che diceva Marco, ne avevo parlato proprio ieri, che nei nostri 3 lì davanti avevamo patito tanto la mancanza di Mbappé, tanto la mancanza di R9, il nostro MVP era come al solito Ronaldinho, oggi Mbappé è salito in cattedra nel momento del bisogno, sta mancando un po' R9, continua a mancare, però come dice giustamente Marco, e che fai poi? Vai a togliere R9? No, perché anche solo per farlo partire lo metti. Però volevo darvi un'informazione, perché a testimonianza, perché io sto col telefono un po' a scautare, a testimonianza del lavorone che abbiamo fatto, l'Inghilterra è sotto 3-0 con la Turchia. Questo ci fa capire quanto la Turchia fosse in rush rispetto a quello che aveva fatto nei gironi, ma anche quanto sia in crisi l'Inghilterra, che dopo aver perso contro la Spagna sta perdendo anche contro la Turchia. Sì, se pensiamo all'Inghilterra che ha chiuso al primo posto solitario, da imbattuta, infatti è qualcosa di assurdo, è una notizia incredibile, perché poi sappiamo anche chi gioca nelle file dell'Inghilterra.
E dunque andiamo a goderci questa gara di ritorno, tutto in equilibrio, 1-1 nella gara d'andata fra Spagna e Italia. Spagna con la classica tenuta giallorossa, mentre l'Italia con la tenuta che ci ha portato l'accesso ai mondiali, ovvero quella bianca e coi pantaloncini azzurri. Meunier per Matthijs de Ligt, si va da Lucio, si torna dal belga che apre da Musiala. Mbappé sa già rimorchio che non riesce, allora recuperiamo per la prima volta noi il pallone, lo perdiamo immediatamente con Ruud Gullit. Mbappé si gira bene, va da Ronaldo il fenomeno, poi vince anche il contrasto, alla fine Vieira mette tutti d'accordo tornando dal nostro estremo difensore, c'è stato anche fallo del fenomeno nei confronti di Vieira. La pressione della Spagna che si alza, minuto numero 6 per quanto riguarda questo match di ritorno. All'inizio vediamo sempre un po' troppi errori a cercare incostantemente la verticale, forse dovremmo cercare di più l'ampiezza del gioco. Sì, esatto, intanto poi abbiamo preso anche due tunnel in praticamente in 5 minuti e se non vado errato da parte degli spagnoli hanno cambiato il portiere, da quello che ho visto, perché ho visto un giocatore con la maglia gialla uscire, non so sinceramente perché, forse... Non ho idea, poi cerchiamo di capire il perché di questo cambio. Hanno visto che i portieri sono gli eroi di questo playoff, magari hanno cercato di pescare il jolly. Musiala per Mbappé, buono lo scatto da parte di Mbappé, si cerca addirittura il numero, Musiala dove è passato, mamma mia, che azione della Spagna che ha aperto il circo, paga il biglietto per tutti, popcorn per Rashford al minuto numero 10, 1-0 per le Furie Rosse. Ah, questa è una giocata più da volta che rispetto a quello che rispetto ad Ultimate Team, che veramente ha fatto tutto benissimo, ruletta, giocate, poi anche un po' di fortuna perché il pallone va a baciare il palo, però ecco, quando noi parliamo di divertimento qua gli spagnoli sì, si stanno divertendo. Attaccano gli azzurri però, Gullit, c'è lo scatto da parte di Mbappé, allora arriva addirittura Rashford a dare una mano. Mbappé con la maglia spagnola però, torna da Jude Bellingham. De Ligt per Alfonso Davis. Ruud Gullit trova Bellingham, cerchio centrale di centrocampo. Poi Udi Finte prova a mettersi in ritmo, va da Musiala. Sbaglia però il passaggio, arriva al Gauscio. Goretzka, gran passaggio, Ronaldo non va a premiare lo scatto di Mbappé, ora sì, Mbappé fa fuori l'avversario, solo per un attimo, ottimo l'intervento da parte di Matthijs de Ligt. Sì, ottimo, e poi scopriamo che il portiere entrato è Van der Sar, quindi probabilmente qualche scelta, forse non ha convinto più di tanto De Gea, si sono dimenticati di cambiarlo all'inizio, anche forse per una questione di intesa. Però subito in questa azione abbiamo cercato forse anche un po' in maniera forzata, perché stavano seguendo bene i difensori spagnoli l'inserimento da parte della nostra punta, però sappiamo che bisogna sempre cercarla, sai, magari un rimpallo che ti può favorire. Sergio Ramos duetta con Hakimi, ancora lo spagnolo. Gullit, pallone dentro per Ronaldo che non passa da parte del tulipano olandese. Allora attenzione che si è distesa la Spagna e si cerca Rashford velocissimo su quella corsia, esce il portiere, si va da Mbappé, pallone respinto ancora una volta, rischiamo ancora, una Spagna che quasi gioca a specchio rispetto a quelle che sono le nostre caratteristiche, vicino al 2-0. Sì, tanto vicino al 2-0, poi abbiamo tanto elogiato il movimento del portiere da parte di Dani Pitbull, che qua ha rischiato veramente tanto perché l'ha mosso molto in anticipo rispetto al cross, non si è reso conto il giocatore spagnolo perché aveva veramente tutta la porta aperta. Ronaldinho, altro passaggio pigro a cercare Luis Nazario de Lima. Ronaldo Davis, Ruud Gullit torna all'indietro per Lucio, ora con calma la Spagna e poi trovare il passaggio tra le linee, si fa vedere sempre ottimamente Mbappé, ma sembra giocare sul velluto la formazione spagnola. Lucio, Meunier per Musiala, pallone nel secondo palo, non esce, ma il portiere ancora una volta, rischiamo tantissimo su questa giocata da un lato all'altro.
Sì, adesso iniziano a diventare parecchie le occasioni che sta andando a costruire la Spagna. Che peccato qua, perché Gullit se ne è sentito con i tempi non giusti di più, non è riuscito però a filtrare il pallone. Questo dovrebbe essere quel cartellino giallo, proseguiamo qua. Perché Ronaldo vince il secondo contrasto alla fine. Arriva bene ancora la nazionale spagnola e con Musiala torna addirittura da Van der Sar. Meunier, minuto numero 35 in questo istante. Sbaglia, un passaggio elementare, la Spagna, Goretzka non ne approfitta però. Allora, torna Lucio a guidare la retroguardia delle Furie Rosse. Gullit, altro passaggio sbagliato, ne approfittiamo noi. Goretzka, Mbappé, incespica per un momento sul pallone, poi torna. Hakimi. Gestisce il pallone Dani e torna da Obrun. Non è Vieira. Goretzka per Gullit. Facciamo fatica ad attaccare il pressing spagnolo, abbiamo prodotto ancora poco in questo primo tempo. Sì, da parte nostra veramente pochissimo, e invece gli spagnoli si stanno divertendo, stanno giocando anche sulle ali dell'entusiasmo. Ancora Rashford fa passare il pallone dappertutto e anche sotto la traversa al minuto numero 40 raddoppia la Spagna. E in questo caso altro che divertimento, perché Rashford sembra un bambino sulle giostre. Sì, esatto, poi il movimento del portiere anche in questo caso l'abbiamo visto, come praticamente da dentro la porta diventa difficile poter difendere. Allora, ti dico Sabino, secondo me hanno un po' anche alleggerito i nostri ragazzi dopo il gol, dopo proprio l'inizio da parte della Spagna. Noi li vediamo che sono molto concentrati, che ovviamente la concentrazione ci deve sempre essere, però io non vorrei che avessero tirato già un po' i remi in barca, vedendo anche quella, la produzione offensiva che non abbiamo ancora visto. Ora De Ligt in anticipo su Mbappé, vediamo se chiudiamo al meglio la prima frazione cercando almeno di dimezzare lo svantaggio. Gullit, lancio a memoria per Hakimi e sembra avere un tempo di viaggio in più rispetto a Alfonso Davies, che però lo chiude. Prima volta dopo la gara contro Israele nel quale l'Italia va in difficoltà subito nei primi 45 minuti. Matteo, siamo sotto 2-0. Sì, un parziale che però mi sentirei di dire al momento meritato, perché la Spagna ha veramente interpretato benissimo questi primi 45 minuti di gioco, tanta varietà nelle loro azioni offensive, tanta imprevedibilità, ma lo sappiamo che Nitt e Andoni sono due giocatoroni che fanno soprattutto della fase offensiva la loro prerogativa, per cui abbiamo una piccola montagna da scalare nella ripresa, però considerando che di solito un tempo tendiamo a regalarlo, stavolta è stato il primo, speriamo che nella seconda frazione di gara i nostri si accendano. Dobbiamo scalare però una montagna importante, perché siamo sotto di due reti con una Spagna che non sembra mai togliere il piede dall'acceleratore, soprattutto con un Marcus Rashford davvero in versione ultra. Sì, è l'uomo in più in questo caso da parte della Spagna, perché lo stiamo soffrendo veramente tanto su quella fascia sinistra, e adesso dobbiamo essere bravi nel ripartire, perché due gol, lo dicevamo prima, no? Dani Pitbull raccontava e diceva proprio ai compagni di squadra: dobbiamo trovare quella rete che può in un certo senso anche ammazzare la partita, cioè trovare il raddoppio. In questo caso però succede completamente l'opposto, perché il raddoppio lo trova la Spagna e sono più due le Furie Rosse, e adesso dobbiamo essere bravi noi nel riprenderci questa partita. Ma sono tutti momenti che secondo me dobbiamo portarci a casa a prescindere da quello che sarà il risultato, perché ci fanno scuola. Hakimi prova il cross dalla tre quarti, pallone contratto, recupera ancora la formazione azzurra. Musiala è entrato per noi, però noi non lo usiamo come esterno destro, lo usiamo come centrocampista centrale insieme a Ruud Gullit. Eccolo il Musiala spagnolo, che invece si prende la licenza di attaccare a destra. Attenzione al taglio di Mbappé sul primo palo. Musiala sterza, prova addirittura all'esterno ancora una volta questo tiro, e però non trova lo specchio della porta. Ecco, questa scelta che abbiamo visto anche qualche volta di Serie A Team, un centrocampista così largo per dare anche ampiezza al gioco e poi essere cercato sul secondo palo. Sì, sono dei giocatori che comunque ti possono fare tanto la differenza quando c'è della qualità anche sulle fasce, li puoi sfruttare per tante circostanze. Qui intanto ancora Marcus Rashford devastante.
Ancora a proposito di qualità, Marcus Rashford semina il panico, va davanti con il corpo rispetto ad Hakimi, segna il 3-0 al minuto numero 54 e in questo caso direi che ha fatto tutto davvero bene la formazione spagnola, che in attacco è davvero una furia. Sì, l'abbiamo detto, Rashford veramente gran giocatore, perché lo stiamo soffrendo parecchio. E poi non è che il terzino, abbiamo visto la velocità, un 99 da parte di Rashford, ma il nostro Hakimi, diciamo che anche in fatto di velocità non è da meno. Poi Mbappé provava letteralmente a superare con il corpo la retroguardia spagnola, poi arriva Goretzka, Gullit a scambiare ancora con Goretzka che prova la conclusione. È la prima conclusione in porta da parte dei nostri azzurri, il timer era verde, Van der Sar però controlla. Sì, un tiro anche un po' per iniziare, no? A farci vedere davanti, siamo al minuto numero 60, sono tre le reti da dover recuperare, però forse sai, servono anche queste occasioni per iniziare a spronarci. Musiala va da Mbappé, ancora una volta corpo a corpo con De Ligt, vinto dall'olandese. Meunier per Lucio. Musiala prova a scambiare con Bellingham, che invece ci gira dall'altra parte e va da Ronaldo. Anticipo molto forte di Vieira. Goretzka. Gullit va subito a cercare Musiala. Poi dentro pallone per Ronaldo, non se la sente di sfidare Lucio nell'uno contro uno, che poi lo mangia. Letteralmente recupera ancora la formazione spagnola. Apertura a destra dove arriva Ronaldinho. Allora recupera ancora palla la formazione azzurra. Ronaldo per Mbappé, voleva andare verso sinistra. Ancora una volta un altro duello vinto da parte degli spagnoli. Sì, qua ha cercato quella giocata che avevamo visto prima con il doppio passo. Prima siamo riusciti anche a calciare, stavolta invece hanno chiuso bene i difensori spagnoli. Però è giusto provarle comunque in questi casi, questa tipologia di soluzione. Attenzione qua, che perde palla la Spagna. Musiala ne approfitta. Pallone che potrebbe arrivare addirittura a Ronaldo, il fenomeno. Quasi stile rugbistico l'Italia, voleva entrare con il pallone all'interno dell'area di rigore facendo sportellate. Spagna si vede che anche loro hanno allentato la pressione, avanti di tre reti al minuto numero 71. Ora Ronaldo è uno contro sei, deve tornare all'indietro. Ora R9 dentro per Mbappé, pallone che non vuole saperne di filtrare, ma questa volta commette fallo la difesa spagnola. C'è Digno sul punto di battuta. Dagli 11 metri il Gauscio. Va Obrun, è parato anche il calcio di rigore da parte di Edwin van der Sar. Matteo in questo istante non vuole proprio entrare il pallone. Sì, poi quando tutto va storto, sai, per la legge di Murphy andrà sempre peggio, perché eravamo riusciti finalmente a entrare dentro con cattiveria e prenderci sto calcio di rigore, però l'hanno intuito bene. Qua proviamo anche a sparigliare un po' le carte, mi sa, con un 4-3-2-1 un po' old school di FIFA 22 memoria, anzi soprattutto dei primi mesi di gioco, no? Perché poi anche l'anno scorso è venuto fuori la difesa a 3, la difesa a 5. Mancano 20 minuti, si fa veramente difficile pensare di poterla recuperare, serve un miracolo probabilmente. Sì Marco, serve un miracolo, come diceva bene Matteo in questo istante. Certo è che avessimo segnato il calcio di rigore, mancavano 18 minuti virtuali, sarebbe stata un'altra partita. In realtà proviamo il tutto per tutto, se la ride comunque Dani Pitbull, sapendo che questa partita vale sì per il ranking, però fortunatamente al mondiale ci andiamo lo stesso. Esattamente, sono, i ragazzi lo sanno benissimo, perché non sono facce da 3-0 sotto, ecco. Per quello che stiamo vedendo, sta parlando Dani con Obrun probabilmente per cercare uno schema, adesso vediamo cosa andranno ad inventare, però sì, effettivamente anche in caso di sconfitta alla fine per noi la cosa importante è aver vinto quella partita che dovevamo vincere. Calcio d'angolo battuto sul primo palo, non riesce ad arrivare la zuccata vincente da parte dei nostri, perché Edwin van der Sar sembra letteralmente insuperabile in questa gara di ritorno. Bellingham tra le linee, troppo spazio per Mbappé, che nell'uno contro uno viaggia da solo davanti al portiere. A minuto numero 76 la Spagna cala il poker e quindi il percorso degli azzurri finisce qua. Sì, molto probabilmente il percorso degli azzurri finirà qua, perché recuperare 4 gol in 14 minuti, poi sì, è capitato, è successo,
serve un'impresa assurda da parte dei nostri ragazzi. Però sappiamo anche che c'è il pressing, quindi i giocatori adesso iniziano anche a essere stanchi, ci sono tanti spazi per la Spagna. Ecco, forse, dico forse, secondo me va bene 4-0, ok, però non usciamo con una sconfitta ancora più pesante. Vieira per Musiala. Goretzka tra le linee, dove c'è Sadio Mané per la prima volta. Entra lui nel rettangolo di gioco virtuale con la maglia azzurra, subito contratto da Jude Bellingham. Gullit. Non è ancora per Bellingham, cucchiaio a trovare Mbappé nell'uno contro uno, se ne va su Vieira, Mbappé gli prende solo la targa, Vieira alla fine. Il portiere azzurro gli dice di no e poi ritornando indietro l'ammonizione per Leon Goretzka dopo il fallo commesso a centrocampo in precedenza. Calcio d'angolo Spagna. Vediamo quale sarà la battuta da parte del duo dei Diavoli Rossi. Pallone sul secondo palo, c'è l'anticipo da parte dei nostri azzurri. Mbappé, Gullit, a rimorchio c'è CR7, ci distendiamo, Mané, ancora da Gullit, ancora Sadio Mané, serie di doppi passi, scavetto per Mbappé, ma c'è posizione di offside e se non ci riescono neanche queste giocate, e allora vuol dire che questa gara è totalmente da resettare. Sì, assolutamente. Sai, questa gara io poi la terrei anche, la inizierei a cerchiare, no? Per ricordarcela, per darci un po' di benzina quando poi saremo al Mondiale, chissà di non beccare anche gli spagnoli, magari proprio nel giro, tanto qua un siluro da parte di Cristiano Ronaldo. Perché sai, no, sono quelle partite che secondo me ti puoi anche ricordare quando vai a giocare, per dire, per darti carico ovviamente quando ti andrà a servire. Calcio d'angolo in favore dei nostri, minuto numero 88. Che scorre inesorabile, punizione molto severa in questa gara di ritorno dopo aver chiuso sull'uno pari la gara d'andata. Però nel secondo palo non ci arriva Cristiano Ronaldo. Mané per Musiala, si gira dalla parte sbagliata perché Eder Militao arriva in anticipo, subisce addirittura fallo il centrale brasiliano che poi palla al piede ha provato a uscire dalla morsa azzurra e anche gli spagnoli non infieriscono più. Per quanto riguarda il pressing portato dagli azzurri, nonostante i due minuti di recupero, e invece no, perché Mbappé surfa sulla linea verticale davanti al portiere, addirittura l'extra pass, c'è la rete di Rashford che si porta anche a casa il pallone. 4 gol di Rashford, 5 della Spagna, punizione pesante per i nostri azzurri. Punizione veramente tanto pesante, perché 5-0 è veramente un passivo ampio, troppo ampio. Di certo con il ragionamento fatto, intanto c'era De Gea prima in campo da quello che stavamo vedendo, quindi non lo so, hanno fatto cambio per quello, la partita nel frattempo è finita. Stanno subito andando a rivedere probabilmente una delle occasioni proprio all'inizio, forse qualcosa che non ha funzionato sul primo gol. Però 5-0 comunque rimane un risultato molto pesante e guardate qua, c'è un gol assurdo fatto da parte loro. Sì, è una partita netta da parte della Spagna che ci rifila 5 schiaffoni, ma io credo che, come avete detto prima, saranno educativi, ecco, nel senso che saranno benzina nel caso in cui ulteriore, nel caso in cui dovremo andare a giocare con la Spagna al Mondiale, perché poi lo ricordiamo, nel momento in cui ci ritroviamo dal vivo a disputare un evento LAN, poi cambia tutto, le condizioni diventano piatte, si riparte completamente da zero. Tanto giusto per aggiornarvi, fino a quando ho seguito io, quindi circa 2 minuti fa, la Polonia era in vantaggio sulla Svezia di una rete, mentre l'Inghilterra si è presa tutto il tempo possibile, quindi non è ancora ripartita con la Turchia. Norvegia 1-0 invece sull'Ucraina e l'altra partita non la ricordo, però sono ancora tutte quante in svolgimento. E quindi finisce il percorso dei nostri azzurri ai quarti di finale. Passa la Spagna che affronterà in semifinale la vincente fra Germania e Danimarca. Mentre nella parte sopra del tabellone si gioca ancora fra Israele e Portogallo. E poi via via le altre nazionali che comunque sono tutte qualificate al Mondiale.
Ora direi che da parte nostra il racconto si è esaurito un po' con la vittoria dei nostri azzurri ai calci di rigore contro la Turchia. Forse quello che possiamo chiedere alla regia è di chiamare, certo, i nostri protagonisti qui su, perché vorremmo sentire le voci dei protagonisti, anche del coach Nello Nigro, mentre continuano a scorrere le immagini, quindi magari torniamo su di noi in questo istante. Matteo, per quanto riguarda il risultato, ci prendiamo il buono che c'è, ovvero il fatto che siamo arrivati al mondiale, però è giusto anche quello che diceva Marco in precedenza. Cerchiamo la partita contro la Spagna che ci può servire come benzina. Sì, sì, assolutamente, però ripeto, fondamentale, assolutamente fondamentale l'obiettivo, quello di andare a portare a casa la partecipazione al mondiale. Lo abbiamo ottenuto alla fine anche con un avversario che, voglio dire, è più che in rampa di lancio. La Turchia si è rivelato veramente un nemico difficile da abbattere e di assoluto livello, per cui la prestazione dei nostri ragazzi l'hanno messa in campo anche in un momento in cui non è che avevano giocato benissimo i due giorni precedenti, probabilmente non hanno giocato neanche al loro 100% quest'oggi, per cui veramente, pur soffrendo, siamo riusciti a portare a casa l'obiettivo minimo, che appunto era la qualifica, per cui adesso arriveranno, penso, anche i ragazzi sopra, ma voglio dire, saranno contentissimi. Quindi Marco, questo momento, no, che ci prendiamo per fare i complimenti ai nostri ragazzi, un'avventura di 3 giorni che si chiude qua sostanzialmente per i nostri colori, però comunque finalmente la partita che dovevamo vincere l'abbiamo vinta, e nonostante, come diceva anche bene Matteo, forse non al 100%, con la forza dei nervi, con la forza della passione, abbiamo portato a casa la qualificazione al mondiale. Esattamente, cioè, se questo è lo stato di forma nel non essere al 100%, adesso tu sai, i ragazzi avranno un mese e mezzo all'incirca, poi non sappiamo ancora le date esatte, dove comunque ritrovarsi per arrivare a quel 100%, se comunque la qualifica al mondiale te la sei portata a casa facendo tanta fatica anche durante le partite, ci prendiamo assolutamente di buono questo risultato qua, però anche i ragazzi in cuor loro sanno che non hanno performato al massimo all'interno delle partite, e poi per come li conosciamo noi sappiamo bene che ci tengono veramente tanto, tantissimo, quando vestono questi colori e non solo, e quindi vorranno sicuramente mandare un ulteriore segnale quando poi si arriverà al mondiale. A proposito di segnale, mi prendo una licenza poetica, perché so che ci hanno detto di chiudere, ma la mia speranza era sempre di poterli avere qua sopra, quindi non so se la regia può fare qualcosa per portare i protagonisti, che poi rivedrete su questi schermi della linea nazionale al mondiale di FIFA 23. Vediamo se arrivano piano piano i protagonisti. Ricordiamo i nomi di questa nazionale, la coppia titolare che ha giocato la giornata di oggi, formata da Dani Pitbull e Obrun. Alle loro spalle c'erano Ercaccia, c'era Montaxer, c'era il coach Nello Nigro, ma ricordiamo anche tutti e 6, quindi i protagonisti, quindi anche Ale Deji e Dezas, che fanno parte della nazionale azzurra conquistata con le scorse qualificazioni che abbiamo potuto commentare insieme. Ok, i ragazzi invece mi dicono che siano già a festeggiare qui nelle vie di Milano, e allora è arrivato proprio il momento della chiusura e dei saluti di questa 3 giorni davvero, davvero intensa. Comincio con il congedare il nostro Matteo Ribera. È stato un piacere, Sabi, speriamo che ci rivedremo in una terra un po' più calda e accogliente di Milano per commentare l'avventura dei nostri ragazzi. E dunque con la pioggia milanese speriamo di tornare invece al sole dei mondiali, ma sempre al fianco di Marco Brandino. Sabino, sì, esattamente. Noi adesso aspettiamoci, prepariamo per quello che sarà il mondiale, vediamo anche quanto succederà con il meteo, perché sappiamo che quando praticamente siamo arrivati col sole ce ne andiamo via con la pioggia, però è un sole che splende perché al mondiale ci siamo. E dunque un cordiale buonasera vi giunge da parte di Sabino Palermo. Preparate le valigie, andiamo al mondiale.